Buonasera a tutti e benvenuti a questo webinar, a questa videoconferenza dedicata al investire e a proteggere i risparmi al tempo del coronavirus. Questo webinar appartiene al percorso organizzato dal Resto del Carlino e da Tradelink, di cui mi onoro di fare parte, che è intitolato Investi Bene e il sito di riferimento è youfinance.it. È un percorso che si sta per concludere, questo è il penultimo, mi pare, webinar prima del grande evento finale del 5-6 maggio, che quest'anno eccezionalmente si svolgerà a causa coronavirus interamente online. Speriamo l'anno prossimo di poterci ritrovare di nuovo a Bologna dal vivo. Quindi dicevo, benvenuti a questa serata dedicata alla gestione dei propri risparmi. Io sono Gabriele Bellelli, sono un investitore privato, sono un trader, sono un educatore finanziario indipendente e gestisco il sito belelli.biz. Se volete seguirmi, vi consiglio di iscrivervi sia sul mio canale YouTube, qui trovate l'immagine, se andate su YouTube, cercate Gabriele Bellelli, trovate il mio canale, c'è la mia immagine, quindi non potete sbagliare. E allo stesso tempo, se volete iscrivermi al mio gruppo chiuso Facebook, andate su Facebook, scrivete Gabriele Bellelli Trading e Investing e potete chiedere diciamo così, la partecipazione all'iscrizione. Si tratta di un gruppo chiuso, è gratuito, non c'è nulla da pagare, però non è visibile da chi non è iscritto. Allora, procediamo immediatamente perché gli argomenti da trattare sono veramente tanti. Partiamo dal primo aspetto: che cos'è successo sul mercato nell'ultimo periodo? Beh, è capitata fondamentalmente quella che potremmo definire la tempesta perfetta. Si è verificata una miscela esplosiva di tre fattori: da un lato il coronavirus, dall'altro lato il braccio di ferro sul prezzo del petrolio e poi, come ciliegina sulla torta, un discorso di recessione globale della economia. Il dato più saliente, quello che purtroppo stiamo vivendo tutti sulla nostra pelle, è indubbiamente il coronavirus, che è stato l'elemento scatenante sia del ribasso dei mercati, ma anche di quella che sarà probabilmente la fase di recessione globale a cui stiamo andando incontro. Il dato curioso è che tecnicamente il coronavirus non è classificabile come un cigno nero, dal momento che non è stato un evento imprevisto e imprevedibile. In Europa si è parlato per settimane della situazione in Cina. E nel mentre i mercati azionari in Europa e in America anche continuavano a restare sui massimi storici e non davano segnali particolari di nervosismo. Però, nonostante tecnicamente questo non sia stato un cigno nero, le conseguenze sono state quelle di un cigno nero, perché abbiamo assistito al ribasso più veloce della storia, oltre che tra i più incisivi, non i più incisivi in realtà. Scusate che chiudo una cosa nella. Qua non so come funzioni, scusate un attimo. Ok, mi ero dimenticato di attivare la chat, chiedo scusa, eccoci qua, ci siamo. Quindi dicevo, tecnicamente non si è trattato di un cigno nero, però gli effetti sono stati quelli di un cigno nero. Questo è un aspetto sicuramente curioso. Quello che vedete in sfondo è il grafico dell'S&P 500, quindi il mercato leader mondiale, con sotto abbinata il grafico del VIX, il famoso indice della paura, l'indice che misura la volatilità delle opzioni dell'indice S&P 500 americano. Si chiama indice della volatilità perché tende ad andare a braccetto con il ribasso dei mercati azionari, c'è infatti una correlazione diretta tra la fase ribassista dei mercati e la fase rialzista della volatilità e quindi del valore del VIX. Quindi il VIX è chiamato indice della paura perché tende ad aumentare di prezzo, questa è la linea bianca del grafico, quando il mercato azionario diminuisce. Quindi quello che vedete in sfondo è la fotografia di quello che è successo da fondamentalmente, diciamo così, fine febbraio, fine marzo, quindi in un mese particolarmente negativo. Le caratteristiche di questo movimento ribassista, non occorre essere esperti di mercati finanziari per individuare questo come una fase fortemente ribassista, la potremmo quasi definire un crollo. È durato un mese, non una sola o due giornate, ma di fatto si tratta di un evento di quel tipo. Quali sono state, quindi, dicevo, le caratteristiche di questo
questo movimento? Beh, da un lato abbiamo la volatilità, quindi misurata con il VIX, come dicevo prima, che è salita alle stelle, è salita su valori di 85, stiamo parlando di valori assimilabili a quelli del 2008 e 2009. Un altro dato saliente è quello che il ribasso è stato particolarmente incisivo, perché parliamo di un 30% comodo di ribasso del mercato azionario mondiale, ma soprattutto parliamo di un ribasso molto rapido, molto veloce. È stato il ribasso più veloce della storia. Per darti un'idea, nel 2007-2009, quindi mi riferisco a quel lasso di tempo dove è scoppiata la bolla dei mutui subprime e poi c'è seguito a ruota il fallimento di Lehman Brothers. Ecco, in quella fase storica il mercato americano in termini percentuali ha perso più di adesso. Adesso abbiamo perso il 30%, in quell'occasione il mercato aveva perso un 50, un 55%. Parlo dell'indice S&P 500, però quel meno 55 che era stato fatto nel 2008-2009 era stato fatto nell'arco di 16 mesi. Qui il 30% è stato perso fondamentalmente nell'arco di un mese. Questo ti dà l'idea sia dell'incisività, ma soprattutto della velocità del movimento. Per intendersi, è un movimento che potremmo definire epocale, è un qualcosa che potremmo raccontare ai nostri nipoti un domani. La domanda a questo punto è, benissimo, questo è quello che è capitato, a che punto siamo adesso? Dopo questo forte ribasso, quello che abbiamo appena descritto, il mercato cosa ha fatto? Ha trovato la forza per rimbalzare con altrettanta forza e con altrettanta violenza. Vedete, a questo forte movimento ribassista è seguito un rimbalzo altrettanto forte, altrettanto deciso. In questo momento ci sono molti investitori che fondamentalmente si stanno chiedendo: il ribasso è terminato? Quindi il peggio ormai è alle spalle, è ripresa la strada rialzista, ci sarà quindi stiamo vivendo quindi un'inversione a V dei mercati, quindi l'attuale rimbalzo lo potremmo quasi configurare come una nuova fase rialzista, magari con il mercato che tra qualche settimana torna, che so, ad esempio sui massimi storici, oppure invece ci sarà una nuova fase ribassista, ci sarà una nuova gamba ribassista, quindi dovremo fare i conti ancora con fasi di debolezza, di correzione. Allora, se vogliamo giocare al piccolo analista tecnico, al piccolo graficista, beh, potremmo giocare analizzando le linee di tendenza e quindi troveremmo che tutto sommato, questo è il mercato americano, è sempre l'S&P 500, la tendenza rialzista di lungo periodo su Wall Street, quindi sul mercato americano, ha retto tutto sommato. E questo potrebbe essere visto da chi si limita all'analisi grafica da un segno assolutamente positivo. Però in realtà se noi allarghiamo il raggio d'azione, cominciamo a guardare anche che cosa è successo sui mercati europei, che cosa scopriamo? Scopriamo che in Europa in realtà il discorso è un po' diverso. Questo che vedete in sfondo è il DAX, quindi il principale indice tedesco, che è la locomotiva d'Europa a livello sia economico che di mercati finanziari. Dicevo, questo indice, il DAX, ha invece rotto nettamente, senza averla al momento recuperata, la tendenza, vedete, di lungo periodo rialzista che durava dai minimi del 2009. Quindi in questo caso la Germania non sta seguendo il mercato americano. Non ne parliamo poi del nostro piccolo indice FTSE MIB, questo è il grafico del mercato dell'indice azionario italiano. L'indice italiano, vedete, ha subito questa candela rossa, vedete, un fortissimo ribasso, ma nonostante questo ribasso è un indice ancora incastonato all'interno di questa lunga fase laterale di congestione, quindi è un indice che non aveva benzina prima, non ha benzina adesso, resta incastonato all'interno di una della palude, io la chiamo da anni a questa parte, con questo movimento laterale che non ha né capo né coda, con i prezzi che salgono, poi scendono, poi salgono, poi scendono e non prendono quindi delle tendenze ben definite. Nel caso, ovviamente, si augurano tutti che sia una tendenza rialzista. Ecco, tutto questo non c'è stato. Detto in modo grezzo, ma giusto per capirsi, eravamo in difficoltà prima, lo siamo anche adesso, non è che sia poi cambiato molto per il nostro mercato. Questo concetto che vi ho appena espresso in modo grezzo, ma giusto per capirsi, risulta evidente dal mio punto di vista, perlomeno dai numeri, no? Se noi effettuiamo un confronto tra le performance dei principali indici,
dove la linea nera che vedete è l'indice americano S&P 500, la linea arancione è il DAX tedesco, la linea verde è il mercato italiano. Vediamo che da inizio anno ad oggi, questo è il grafico che confronta le performance, quindi di questi tre indici, vedete che abbiamo dei risultati assolutamente diversi. L'indice americano si conferma anche nella cattiva sorte il leader, perché vedete che ha perso solo, tra virgolette, un 14%. Il DAX ha perso qualcosa di più, un 22%. Noi siamo il fanalino di coda con un meno 30%. Quindi questo è quello che mi riferivo, che eravamo in difficoltà prima, lo siamo anche adesso. Siamo i più deboli della covata. In realtà, questa è la fotografia solo del 2020. Se fosse un problema di debolezza limitata al 2020, potremmo anche essere contenti. Il problema è che in realtà, se voi guardate questo grafico invece di lungo periodo, dal 2009 ad oggi, il confronto purtroppo diventa impietoso, ovviamente impietoso per il nostro mercato azionario. Dal 2009, per darvi un'idea, l'indice americano, la linea blu e nera, scusatemi, ha fatto un più 220, quindi stiamo parlando dal minimo del 2009, anzi in realtà anche un po' prima, dall'ultima parte del 2008. Il mercato americano ha fatto un più 220, il mercato tedesco ha fatto un più 121, noi abbiamo fatto un meno 19, meno 20, per cento. Questo spiega due dati. Primo, quello che raccontavo prima del fatto che già eravamo inguaiati prima e si è rimasti inguaiati adesso, ma soprattutto spiega e dimostra quello che fondamentalmente ormai da vari anni consiglio, e che è quello di orientare sia il proprio trading che le proprie, diciamo così, scelte di portafoglio più sul mercato americano o comunque all'estero piuttosto che il mercato italiano. Chi negli ultimi 10 anni abbondanti avesse limitato la propria operatività, ad esempio sull'azionario, al solo mercato italiano, avrebbe fatto fatica a sopravvivere, perché il mercato americano dal 2009 ad oggi ha perso soldi, ha perso un 20%. Quindi sperare di guadagnare soldi in un contesto così difficile è arduo. Poi, per carità, in un contesto di mercato c'è il titolo che fa più 100, 200, eccetera, ma sono le mosche bianche, sono l'eccezione. Quindi lavorare sul mercato italiano è stato estremamente difficile, e credo che lo sarà anche nel corso dei prossimi, non solo mesi, ma anche dei prossimi anni, ma su questo argomento ci torneremo tra poco. Mentre al contrario, lavorare sul mercato americano, anche solo per l'effetto marea che alza tutte le barche, avrebbe comportato risultati sensibilmente diversi. Quindi io da tanti anni a questa parte sostengo che fare trading, ma anche investing sul mercato americano, convenga, proprio perché c'è un'evidentissima differenza sia a livello di tendenza dei prezzi che di forza relativa. Questa differenza che voi vedete espressa nei grafici, nelle performance, che ripeto è impietosa, ovviamente non nasce dal caso, ma è figlia di, diciamo così, di fattori che hanno dei nomi e dei cognomi, no? Da un lato abbiamo la situazione economica diversa tra le due aree geografiche, America da una parte e Europa dall'altra, con l'Italia particolarmente debole nel contesto già debole europeo. E poi c'è l'altro fattore, che è quello delle banche centrali, che tra Europa e America hanno un diverso approccio nel risolvere le problematiche. In America abbiamo la Fed, che è la banca centrale, che è intervenuta a testa bassa, drastico taglio dei tassi e, diciamo così, fortissima iniezione di liquidità nel sistema, anche con denaro cash nelle tasche dei cittadini. In Europa invece abbiamo una BCE che quantomeno la possiamo giudicare timida, o se vogliamo possiamo dire che è ostacolata, diciamo così, dalla politica europea, quindi dai vari governi. Anche oggi ne abbiamo avuto la dimostrazione, che fatica a trovare una sintesi, no? Tra diversi punti di vista, che in genere in realtà più che punti di vista diversi sono diversi interessi di bottega divergenti tra i vari paesi. Quindi la BCE fatica a trovare una sintesi. Oggi, ad esempio, nel famoso incontro che c'è stato tra i leader dell'Unione Europea, c'è stato il non accordo su come finanziare il famoso Recovery Fund. Tutto è stato rimandato al 6 maggio, perché tanto non c'è fretta, e quindi hanno detto: vabbè, rimandiamo di un paio di settimane. Questo per darvi l'idea di come sul mercato italiano
e sul mercato europeo abbiamo meno cartucce e meno forza rispetto al mercato americano. La classica domanda, ma è una domanda retorica: secondo voi quale sarà il continente, il paese dove la crisi terminerà prima? Quindi questa situazione di difficoltà, al di là del coronavirus, proprio difficoltà a livello economico, di recessione, dov'è che andrà a incidere a terminare prima? Quindi chi è che ne risentirà meno, l'America o l'Europa? E all'interno dell'Europa quale sarà il paese che ne risentirà più a lungo? Beh, che ne risentirà meno sarà sicuramente l'America, uscirà prima dalla crisi, l'Europa uscirà solo in un secondo momento e l'Italia tra i paesi che usciranno dalla crisi sarà uno degli ultimi. Dopo su questo argomento ci torniamo. Facciamo però un passo indietro, se così si può dire. I grafici che ti ho fatto vedere prima, quelli con le linee di tendenza, queste qua tracciate sul mercato americano e sul DAX, in realtà erano un gioco fondamentalmente, no? Come dicevo prima, ho giocato a fare il piccolo analista grafico. Ecco, io sono fermamente convinto che nell'attuale situazione dei mercati finanziari, diciamo così, non ci sia un valore aggiunto nell'analizzare un grafico, analizzare quelle che possono essere le prospettive grazie a due trend line tracciate su un grafico. Quindi non ritengo che l'attuale situazione sia sintetizzabile, mettiamola in questi termini, da due linee tracciate su un grafico. Detto in altri termini, l'analisi tecnica classica in questo momento, secondo me, la potete prendere e mettere in un cassetto perché non è quello l'approccio da seguire in questa fase di mercato. Per analizzare uno scenario di questo tipo, che è uno scenario straordinario, occorre fare, dal mio punto di vista, riferimento al passato per verificare cosa sia successo in situazioni simili. Con una doverosa premessa, ovviamente, una situazione simile, cioè una situazione in cui un virus ha di fatto bloccato l'economia mondiale, o comunque l'ha fortemente ridotta, ecco, è sicuramente una situazione che non si è mai vista nella storia moderna dei mercati finanziari. Non solo, è una situazione anche curiosa perché mentre gli operatori di mercato sono in grado di prezzare, quindi di dare un valore sia nel bene che nel male, a un evento che dovesse verificarsi, quindi immaginiamo lo scenario di un, non so, passatemi il termine, l'esempio è brutto, ma è giusto per un attentato, no? Ecco, si verifica l'attentato, esce la notizia particolarmente negativa e particolarmente brutta, il mercato reagisce scendendo, ma è una notizia a cui il mercato riesce entro certi limiti in breve tempo che riesce a quantificare, quindi riesce a quantificare il danno e a rimodulare quindi verso il basso quelle che saranno le stime dell'economia, le stime dei bilanci delle aziende, e quindi il ribasso del mercato azionario sarà collegato a questo rimodulare verso il basso dell'impatto di questa notizia particolarmente negativa che abbiamo detto, no? Essere l'attentato. Quindi quando esce una notizia, in questo caso negativa, ma poteva essere anche una notizia positiva, esce una bellissima notizia, ecco che il mercato la va a prezzare e va a cercare di capire quale sarà l'impatto positivo nei mercati. Ora, riuscire a prezzare un evento incerto come un virus che non si sa quanto durerà, che non si sa se d'estate sia destinata a scomparire per ricomparire in ottobre, che non si sa se potrà diventare meno aggressivo o addirittura più aggressivo ancora, è sicuramente un dato difficilmente quantificabile e questo ovviamente complica e diciamo così orrendamente, come direbbe Fantozzi, le cose. Però in ogni caso quello che noi, ripeto, possiamo fare è cercare di capire cosa è successo nel passato in eventi che non saranno quindi uguali a questa attuale situazione, ma saranno comunque simili. E quindi quello che noi possiamo andare a fare, e che facciamo adesso nelle prossime slide, è cercare di capire che cosa è successo e quando l'economia, in questo caso americana, è entrata in recessione. Mi riferisco al mercato americano e all'economia americana perché Wall Street è il leader mondiale dei mercati, quindi quella che sarà la tendenza di questo mercato, ovviamente in un effetto domino si andrà a ripercuotere sugli altri mercati europei e mondiali. Quindi se l'America dovesse tornare a rialzo ne trae beneficio anche l'azionario europeo, se l'America dovesse
diminuire, correggere, allora ne andrà a trarre ovviamente negativamente anche i mercati europei. Quindi la prima domanda da porsi è cosa è successo nelle fasi di recessione passate, come ha reagito il mercato azionario, e il secondo tema è che cosa è successo quando il mercato azionario è sceso pesantemente quando si trovava su un massimo storico, no? Quindi cerchiamo di andare nel passato a cercare di capire eventi simili ma non uguali cosa hanno diciamo così, comportato per i mercati finanziari. Partiamo da questo primo grafico. Quello che vedete in sfondo in questo momento è il grafico del Dow Jones. Il Dow Jones, per chi non lo conoscesse, è l'indice dei principali, l'indice azionario dei principali 30 titoli per capitalizzazione del mercato americano. Quindi è come l'S&P 500, ma in versione ridotta, passatemi il termine. Mentre l'S&P 500 rappresenta le principali 500 aziende capitalizzate, il Dow Jones rappresenta le principali 30, quindi è la creme del mercato americano. E lo vedete in sfondo ed è questa linea blu, quindi questa linea blu che voi vedete è il grafico del Dow Jones, dicevo, americano dagli anni 50, vedete, ad oggi, quindi un lasso di tempo particolarmente sviluppato. Invece le linee grigie, come si chiamano, verticali che voi vedete, rappresentano la recessione, quindi le fasi, il tempo in cui il mercato, l'economia, scusate, americana è rimasta in fase di recessione. Il dato nasce dalla seguente affermazione, no? Che cos'è che rimane dopo il coronavirus? Che cos'è che è iniziato con il coronavirus e continuerà nei mesi successivi? Fondamentalmente il coronavirus ci ha regalato, al di là della situazione sanitaria, una situazione economica particolarmente fragile. Siamo tecnicamente in recessione mondiale. I dati della disoccupazione in America sono particolarmente negative, le trimestrali americane non sono state particolarmente brillanti. Poi qualcuno potrebbe obiettare, ma non siamo ancora tecnicamente in recessione, cioè qualcuno potrebbe mettere i puntini sulle i, ma con un'economia ferma dove volete che vada l'economia? È questione di qualche settimana, di qualche mese, e i vari dati macro che usciranno sanciranno una situazione di recessione sia in America che in Europa, sicuramente in Europa con un peso anche decisamente significativo. Quindi, come possiamo osservare, no, da questo grafico storico che abbina andamento del mercato azionario con le fasi di recessione dagli anni 50 ad oggi, cosa possiamo osservare? Possiamo osservare che tutte le volte che l'economia americana è entrata in recessione, il mercato ha subito fondamentalmente una fase di correzione o comunque di debolezza che non è stata riassorbita nel giro di un paio di settimane, ma che generalmente il mercato impiega a volte dei mesi, a volte degli anni, prima di riuscire ad assestarsi e di ripartire al ribasso. Vedete, in molti casi ci sono, vedete, delle fasi di debolezza che durano da quando la situazione, vedete, recessiva inizia fino a quando termina. Quindi questo è un primo indizio che ci dice attenzione che quando inizia una situazione di recessione sul mercato, il mercato in genere corregge e la debolezza tende a continuare fondamentalmente. Quindi non è che nel giro in genere di un paio di settimane, nell'arco di un mese, tutto venga riassorbito. Questo quindi è il primo indizio che dovrebbe indurci fondamentalmente alla prudenza. C'è però l'altro aspetto da chiarire, cioè è capitato nella storia, questa è la domanda, altre volte in cui il mercato era sui massimi storici e ha preso una bella scoppola? Ecco, se è già capitato nella storia, cosa è successo in quel contesto? Cioè, è ripartito con un'inversione a V oppure ha dovuto trovare una nuova base di supporto prima di ripartire? Chiamiamola doppio minimo, chiamiamola due gambe ribassiste, chiamiamola come vi pare. Il concetto è: il mercato riparte con un'inversione a V, quindi dopo la botta recupera immediatamente e torna sui massimi storici,
o passano mesi prima che si torni sui massimi storici. Quindi cerchiamo di capire situazioni similari come si sono sviluppate, evolute nel passato. Quello che vediamo in sfondo in questo momento, io sono senza occhiali, ma abbiamo, vedete, questo è il 1987, abbiamo, vedete, il crollo che c'è stato nell'87, quindi nell'87 il mercato azionario, vedete, era sui massimi e poi è venuto giù particolarmente incisivo, quindi un ribasso similare a quello che abbiamo vissuto nell'ultimo periodo. A questo punto vedete che cosa ha fatto il mercato. Dopo una prima batosta è rimbalzato, poi vedete ha avuto una seconda fase di debolezza prima di riuscire a ripartire, a tornare poi sui massimi storici che sono stati riconquistati, vedete, un paio di anni dopo. Questo è l'88, questo è l'89. Quindi c'è stato fondamentalmente un primo rimbalzo, cui però è seguita una nuova fase di debolezza. Possiamo definirlo un doppio minimo, no? Per chi ama l'analisi tecnica, diciamo così, quella classica, con le figure di continuazione o di inversione. La situazione non cambia se noi andiamo a analizzare il 1998. Questo che vedete è il forte ribasso, il crollo che c'è stato nel 98, anche qui vedete un indice sui massimi, un forte ribasso. Ecco, anche in questo caso cosa è successo? È successo che il mercato ha rimbalzato inizialmente e poi ha avuto, vedete, una seconda fase di debolezza, quindi una seconda fase di correzione, prima di ripartire effettivamente e andare poi a ritoccare nuovi massimi storici. Morale della favola, io eviterei in questo istante di pensare che il pericolo è scampato, è ripartito il treno che ci riporterà sui massimi storici. Oddio, sto perdendo il treno rialzista, devo correre a comprare domani mattina perché dopodomani ritroverò il mercato di nuovo sui massimi storici. Ecco, secondo me non è il momento di ragionare con la pancia, di ragionare da tifosi. Quindi, tornando alla domanda iniziale, che cosa dobbiamo aspettarci? Dobbiamo aspettarci quindi un'inversione a V con ritorno ai massimi storici? Dobbiamo aspettarci una fase laterale di accumulo, quindi il mercato che dopo questo rimbalzo inizia una fase laterale di accumulo, o dobbiamo aspettarci una nuova gamba ribassista che andrà magari anche a toccare nuovi minimi storici? No, questi sono fondamentalmente i tre scenari che abbiamo di fronte. La domanda ovviamente è una domanda da sfera di cristallo. Non possiamo certo disporre del futuro, però analizzando quello che è capitato nel passato, che cosa potremmo dedurre? Beh, innanzitutto possiamo dedurre che l'inversione a V è lo scenario probabilmente che ha meno probabilità di verificarsi. È vero, questo rimbalzo è stato forte, ma era stato altrettanto forte il ribasso. Un po' il principio, provate a prendere una pallina da tennis e a scagliarla con violenza per terra, ecco che anche il rimbalzo a seguito di una spinta verso il basso molto forte sarà un rimbalzo violento. Ecco, la stessa cosa capita sui mercati finanziari, quindi tanto è la caduta, tanto è forte anche il rimbalzo. Poi, per carità, io spero sempre di sbagliarmi, ovviamente, però la storia, insomma, ci insegna che un ribasso simile difficilmente viene dimenticato e riassorbito con un'inversione a U come se niente fosse, no? Ricordiamoci che, ripeto, è stato il ribasso più veloce e incisivo, cioè il meno 30 sviluppato in meno tempo rispetto al solito. Questo è un dato da tenere in considerazione. Quindi, diciamo, storicamente dei ribassi simili si sono sempre portati con sé dei rimbalzi forti e repentini come quello che stiamo vivendo, ma anche altre ulteriori fasi di debolezze, nuove impennate di volatilità prima di trovare un punto su cui assestarsi e riprendere poi la strada verso la cima, o comunque verso una strada rialzista. Se ci va di lusso, scartando quindi questa prima ipotesi o dandogli meno possibilità, è più corretto dire, di un recupero immediato, dicevo, se ci va di lusso, secondo me possiamo dire che il ribasso è terminato e sta iniziando una nuova fase laterale che magari non andrà a toccare, a ridisegnare verso il basso nuovi minimi. Quindi un secondo scenario che è più probabile del primo, di un mercato che andrà in laterale, magari farà una nuova fase di debolezza, una sorta di doppio minimo come abbiamo visto prima, prima di
creare quindi quella base per poi ripartire. Questo secondo me è lo scenario più probabile, quindi una nuova fase di debolezza senza registrare nuovi minimi, magari con un doppio minimo più o meno sugli stessi livelli, e quindi poi una fase di lateralizzazione che ha lo scopo di accumulare, no? Scenario peggiore che onestamente a cui do poche possibilità di svilupparsi, ma che non posso scartare ovviamente del tutto a priori, è quello che invece parte una nuova gamba ribassista che va a rompere i minimi che abbiamo toccato recentemente. Quindi morale della favola, secondo me calma, prudenza e sangue freddo sono le parole da utilizzare in questa fase di mercato. Ora, dopo questa introduzione, la domanda è, benissimo, quali sono le considerazioni che possiamo fare dopo questa premessa? A questo punto della conferenza, che cosa possiamo, diciamo così, iniziare a svolgere come considerazioni? Allora, fondamentalmente ho tre considerazioni al momento, poi andiamo sui prodotti. Allora, la prima considerazione è che noi fondamentalmente siamo di fronte a una nuova fase in cui finalmente ci sono degli asset che sono tornati appetibili come prezzi, cioè in pratica il ribasso ha creato delle nuove opportunità di investimento, no? I prezzi sono tornati appetibili anche i rendimenti di alcune asset che invece fino a un paio di mesi fa, parliamo di gennaio-febbraio per intendersi, erano assolutamente o sopravvalutati o comunque non presentavano un rapporto di rischio-rendimento particolarmente interessante. Quindi questa fase di correzione di alta volatilità ha portato con sé nuove opportunità operative, questo è senz'altro un aspetto positivo. La seconda considerazione che mi sento di fare è quella che secondo me il PAC, il cosiddetto piano di accumulo per il buon padre di famiglia, per il piccolo risparmiatore, è oggi la strategia che si presta a essere più efficiente per gestire l'attuale situazione di mercato. Quindi, da un punto di vista operativo, la liquidità in portafoglio io l'andrei a gestire attraverso un PAC, cioè un piano d'accumulo, o comunque attraverso ingressi frazionati. Dopo la differenza tra piano d'accumulo e ingressi frazionati, l'andremo a trattare tra poco, nel senso durante la serata di questa sera, quindi ci torneremo più tardi, adesso era giusto per accennare il coso. Quindi dicevo, il piano d'accumulo, comunque l'ingresso frazionato, è la soluzione che io ritengo essere più efficiente in questo momento per il buon padre di famiglia. Questo, dal mio punto di vista, è il momento della semina, no? C'è stata la debolezza, il mercato ha bastonato in particolare alcuni asset che dopo andremo a vedere, ecco, probabilmente in quegli asset oggi c'è valore e quindi sono asset che converrà acquistare. La terza considerazione che possiamo fare, l'abbiamo già vista prima con l'andamento non solo storico ma anche del 2020 dei tre indici S&P 500, DAX tedesco e FTSE MIB, è quello cioè che convenga privilegiare ancora una volta Wall Street da un punto di vista sia operativo di breve che di medio-lungo periodo, quindi sia in ottica trading che in ottica investing. Prima ho detto che la crisi e la recessione sono globali, però il punto centrale è che gli stati stanno reagendo in modo diverso a questa crisi, per cui le conseguenze di ogni stato saranno diverse ovviamente, no? Alcuni stati, proviamo a prendere come esempio l'America, hanno maggiori probabilità di riprendersi e soprattutto di farlo in tempi minori rispetto ad altre nazioni, come ad altri stati, come l'Europa oppure l'Italia. Come detto prima, in America la banca centrale si è attivata in modo molto reattivo e molto convincente, per cui è ipotizzabile che il frutto di questo operato particolarmente reattivo e anche importante da un punto di vista monetario sia destinato ad avere un esito positivo, no? Soprattutto quando diminuirà un attimo la pressione causata dal coronavirus. Al contrario, invece, in Europa, dicevamo, si naviga a vista, si va avanti a piccoli passi, in ritardo, non c'è accordo a livello politico tra i vari paesi, quindi ovviamente questo si ripercuote poi sulla situazione economica e di conseguenza sui mercati azionari. L'Italia poi è particolarmente debole, no? Diciamo che internamente l'Italia ha poche risorse economiche da mettere in campo,
e dipende fondamentalmente dall'Europa, per cui l'Italia purtroppo sarà l'ultimo, comunque uno degli ultimi paesi in Europa a rialzarsi o comunque a riprendere. Insomma, morale della favola, da un punto di vista operativo non ho il minimo dubbio che converrà sottopesare il mercato italiano, limitare quindi l'operatività sul mercato italiano e andare invece verso altri mercati, in particolare dicevo quello americano, perché sarà probabilmente il mercato che si riprenderà prima da questa crisi, grazie all'intervento della sua banca centrale, particolarmente tempestivo ed efficace. Un attimo che bevo. Allora, cominciamo adesso quindi a parlare di prodotti finanziari, no? Quindi cominciamo col primo prodotto che è il prodotto obbligazionario, quindi partiamo col mercato obbligazionario. Allora, fondamentalmente cosa è successo? A causa in realtà poi del recente ribasso, di questo forte ribasso che c'è stato sui mercati, molti investitori purtroppo si trovano con delle minusvalenze in portafoglio caricate quindi nello zainetto fiscale. Per chi non lo sapesse, le minusvalenze sono le perdite, quindi compro un prodotto a 10, lo rivendo a 8, perdo due monetine. Queste due monetine costituiscono una minusvalenza che viene caricata nello zainetto fiscale. E quindi tutti questi investitori si stanno ponendo la domanda: come faccio a recuperare le minusvalenze che ho maturato in questo periodo? Allora, è uno strumento che in questo momento si presta per recuperare minusvalenze è il mercato obbligazionario. Ci sono alcune soluzioni che dopo vi vado a descrivere che secondo me rappresentano una buona soluzione, perché sono uno strumento tutto sommato a rischio che possiamo definire contenuto e sono efficienti fiscalmente. Quindi riusciamo ad abbinare, diciamo così, un rischio contenuto con un'efficienza fiscale e quindi diciamo così, ne risente positivamente poi l'intero portafoglio. Prima però di arrivare alle migliori obbligazioni, partiamo dalle basi, no? Quindi la prima cosa, che cos'è una minusvalenza, l'abbiamo appena descritta, no? Sono le perdite che l'investitore subisce sui mercati finanziari, no? Come dicevo prima, se compro un'azione a 10 euro e la vendo a 8 euro, perdo fondamentalmente 2 euro per ogni azione posseduta. Immaginiamo di possedere 1000 azioni, la mia minusvalenza monetaria sarà conteggiata come 2, la minusvalenza persa sulla singola azione, per 1000, che era il numero di azioni possedute, uguale 2000 euro di minusvalenza che vengono caricate sullo zainetto fiscale, dicevamo. Attenzione a un paio di dettagli. Il primo è che le minusvalenze hanno una scadenza. Dovete sapere infatti che dal punto di vista fiscale le minusvalenze possono essere recuperate, cioè compensate, entro 4 anni successivi al momento in cui vengono maturate. Quindi questo significa che le minusvalenze contratte quest'anno, quindi nel 2020, potranno essere compensate entro 4 anni e quindi entro il 31 dicembre del 2024. Quindi attenzione perché c'è questo primo aspetto positivo, no? Le minusvalenze possono essere recuperate, ma dopo 4 anni che sono state maturate scadono e quindi c'è un vincolo temporale per poterle recuperare e sfruttare a proprio vantaggio, visto che ci sono. C'è però un altro aspetto da citare ed è quello che purtroppo, cioè la classica domanda è: come faccio a recuperare le minusvalenze? Questa è la domanda, ma dopo averla purtroppo realizzata, come faccio a recuperarla? Allora, purtroppo dobbiamo sottolineare come non tutti i prodotti finanziari permettono di recuperare le minusvalenze. Perché? Perché il fisco italiano fa di tutto per metterti fondamentalmente come dire, i bastoni tra le ruote. Infatti devi sapere che il fisco italiano è solito distinguere tra i prodotti finanziari che producono reddito di capitale e reddito diverso. Qual è la differenza tra reddito di capitale e reddito diverso? Allora, la differenza è che i prodotti che costituiscono reddito di capitale non, e sottolineo non, possono essere utilizzati per recuperare minusvalenze. Quindi, se perdi, ok, se guadagni, paghi le imposte senza poter recuperare minus. Al contrario, esistono i prodotti che producono invece reddito diverso,
e il reddito diverso può essere utilizzato per recuperare minusvalenze pregresse. Quindi attenzione perché in Italia, una volta che uno ha registrato una minusvalenza, per recuperarla deve necessariamente realizzare una plusvalenza che costituisca reddito diverso. E qui dicevo, sorgono i problemi. Perché? Perché vedete da questa immagine che sintetizza lo stato dell'arte dei principali prodotti quotati e a disposizione del piccolo risparmiatore, vedete che una buona fetta di questi prodotti, quelli tra l'altro forse anche più utilizzati dal piccolo risparmiatore, penso ad esempio i fondi di investimento, dove sia le plusvalenze che il dividendo erogato costituiscono reddito di capitale. Provate a pensare all'ammontare monetario generato in Italia dai fondi di investimento. Quanti investitori hanno il portafoglio pieno di fondi? Ecco, tutti questi prodotti non costituiscono uno strumento efficiente dal punto di vista fiscale perché non producono reddito diverso. Quindi attenzione che questa è una differenza non da poco. Se io vado a focalizzarmi sui prodotti che producono reddito diverso e quindi che sono efficienti da un punto di vista fiscale, vedete, mi ritrovo con fondamentalmente, come dire, solo un manipolo di titoli, no? Di prodotti, scusatemi, non di titoli. Ad esempio, io posso, ottenere reddito, diverso come o ottenendo una plusvalenza, comprando un'obbligazione, dove per plusvalenza si intende la differenza di prezzo positivo, ma quindi compro un'obbligazione a 100, la rivendo a 103, queste tre monetine sono una plusvalenza e costituiscono reddito diverso. Quindi devo ottenere una plusvalenza o su una obbligazione, oppure una plusvalenza su un'azione, oppure una plusvalenza su un ETC. Questi sono i tre prodotti, oppure su un certificato, scusate, di investimento. Quindi la plusvalenza la posso realizzare o su un'obbligazione, o su un'azione, o su un ETC, o sul prezzo di un certificato di investimento, oppure lavorando sui derivati. Per quanto riguarda le cedole, solo le cedole dei certificati di investimento producono reddito diverso. Quindi se io voglio recuperare una minusvalenza, cosa devo fare? Devo andare fondamentalmente a guadagnare lato prezzo con un'obbligazione, guadagnare lato prezzo con un'azione, guadagnare lato prezzo con un ETC che non è un ETF, è un altro prodotto, o una plusvalenza su un certificato o su uno strumento derivato. Oppure le uniche cedole che possono produrre reddito diverso sono appunto le cedole frutto dei certificati di investimento. Al contrario, invece, giusto per concludere il discorso e marcare la differenza, se io incasso la cedola di un'obbligazione, strumento che in tanti hanno in portafoglio, se incasso il dividendo di un'azione, se incasso il dividendo di un ETF, se incasso il dividendo di un fondo di investimento, oppure semplicemente se guadagno comprando e vendendo un ETF piuttosto che un fondo, ecco, nel caso di tutti questi prodotti che ho spuntato qui di fianco, vedete che producono reddito diverso e quindi non possono essere utilizzati per recuperare eventuali minusvalenze pregresse. Quindi vedete come la maggioranza dei prodotti che in realtà sono in portafoglio degli investitori italiani non permetta di produrre una soluzione efficiente fiscalmente perché non permette di recuperare minusvalenze. Questo non è un dettaglio da poco. Dopo questa doverosa introduzione che mi serve per spiegare che cos'è una minusvalenza e come possiamo recuperarla, ecco che entriamo nel dettaglio e cerchiamo di capire quali sono diciamo così, le obbligazioni che ci permettono lato prezzo, quindi tramite la differenza tra il prezzo attuale di mercato e quello di rimborso, di produrre reddito diverso che possiamo utilizzare quindi per recuperare minusvalenze. Detto in altro modo, vediamo una lista non esaustiva, ma comunque ben nutrita, di obbligazioni che tramite la differenza tra prezzo di mercato e prezzo di rimborso ci permettono di generare reddito diverso e quindi recuperare minusvalenza. Attenzione, dalla tabella che vedete in sfondo in questo momento, è una tabella filtrata, una tabella che ho selezionato, cioè le obbligazioni sono selezionate e le ho selezionate con un criterio di scartando fondamentalmente, no? Che cosa ho scartato? Cioè, quindi che cos'è che non troverete in questa tabella? Non troverete gli emittenti traballanti, almeno sulla carta, non troverete obbligazioni subordinate, non troverete obbligazioni con una scadenza superiore ai 10 anni,
e non troverete obbligazioni illiquide perché tutte quelle che vedete qui sfondo scambiano almeno 100.000 pezzi al giorno, quindi qui trovate una selezione di un ventaglio più ampio di soluzioni che in realtà si potrebbero valutare. Questa tabella ve la presento fondamentalmente in tre, come dire, in tre modi diversi, nel senso che la possiamo elencare come in questo caso in ordine decrescente di rendimento, quindi il primo criterio è quanto rende lordo anno a questa obbligazione, questo è il primo dato che possiamo utilizzare per. No, scusate, questa è la tabella, chiedovegna, errore mio. Cioè, questa è la tabella, quindi è ordinata in ordine decrescente per rendimento, oppure la posso ordinare per upside percentuale. Che cos'è l'upside percentuale? Ci dice percentualmente quanto andremo a recuperare. Quindi in questo caso acquisto a 85, mi rimborsa 100, il mio potenziale upside percentuale è del 17%, quindi fondamentalmente mi va a misurare in termini percentuali la differenza tra prezzo di mercato e prezzo di rimborso a scadenza, quindi in pratica maggiore è questo valore chiamato upside e maggiore sarà l'ammontare di minusvalenza che andrò a recuperare. In più ho fatto un'ulteriore selezione, eccola qui, di sole obbligazioni con la scadenza 2024. Quindi la tabella è sempre la stessa, semplicemente ve la condisco in tre modi diversi. Qui ordinata per rendimento, qui ordinata per upside e qui ordinata invece per scadenza, quindi andando a lavorare solo con obbligazioni che scadono tra il 2021 e il 2024. Perché questa ultima selezione? Perché abbiamo detto che le scadenze maturate, le minusvalenze, scusate, maturate nel 2020 possono essere recuperate entro il dicembre del 2024 e quindi qui vi ho fatto proprio la selezione più diciamo così, ad hoc per chi ha maturato minusvalenze oggi. Qualcuno magari si sarà accorto che soprattutto dalla prima tabella alcune obbligazioni sono doppie, non si tratta ovviamente di un mio errore, ma il motivo è semplicemente che la stessa obbligazione è quotata sia su Borsa Italiana che sull'Euro TLX, anche se poi in realtà da alcune settimane questi due mercati sono stati accorpati e sono tutti oggi sotto un unico cappello che è quello del sito borsaitaliana.it, però di fatto tecnicamente alcune obbligazioni le troviamo sia quotate su Borsa Italiana che su quello che era l'Euro TLX, quindi da un punto di vista operativo se un'obbligazione è quotata su due mercati nel mio database è presente due volte, quindi se a volte trovate un titolo come in questo caso vedete trovate lo stesso BTP, e ovviamente vedete perché è quotato sia il MOT che l'Euro TLX, quindi non è un errore mio, non è una ridondanza, ma semplicemente la stessa obbligazione ma quotata su due mercati diversi. Quindi questa è una prima panoramica di obbligazioni che io ritengo essere interessanti ed efficienti da valutare per il proprio portafoglio. Ovviamente non tutte saranno da acquistare, questo dipende da voi, dipende dalla personale pianificazione finanziaria, ognuno di voi ha una propria pianificazione o dovrebbe avere una propria pianificazione finanziaria personalizzata, quindi occorre definire un obiettivo, ognuno ovviamente avrà il proprio obiettivo finanziario, occorre definire l'ottica temporale, il grado di rischio, gli eventuali vincoli personali, quindi i portafogli modello, quelli cioè che vanno bene per ogni investitore, ecco, sono in genere un abito abbastanza scomodo, il portafoglio andrebbe personalizzato sugli obiettivi, il grado di rischio e l'ottica temporale dell'investitore, quindi probabilmente ognuno di voi avrà delle differenze rispetto all'altro, giusto per farvi un'idea, tra me e mia moglie fondamentalmente, pur abitando nella stessa famiglia, essendo marito e moglie, avendo un bambino in comune, abbiamo comunque due diciamo così, pianificazioni finanziarie diverse, intese sia come obiettivi che come grado di rischio, quindi all'interno della stessa famiglia possono coesistere esigenze diverse. Questo lo dico perché è un fattore fondamentale quello di personalizzare il portafoglio, come un abito di sartoria. L'unico modo per rendere un portafoglio efficiente è riuscire a personalizzarlo il più possibile. Le obbligazioni hanno il vantaggio che sono lo strumento principe per quanto riguarda la pianificazione finanziaria, perché possiamo modulare la scadenza, calcolare
il rendimento a scadenza prima di comprarla, calcolare il flusso cedolare. Possiamo quindi fare dei ragionamenti basati su numeri prima di acquistare il prodotto. L'unico strumento che ha queste caratteristiche per tutti gli altri prodotti finanziari, che siano ETF, che siano fondi, voi sapete quando li comprate, ma non sapete né quando venderli, perché non avendo una scadenza sarete voi che sarete chiamati a vendere. Quindi non sapete quanto venderete, non sapete a che prezzo venderete e non avete neanche la certezza di ottenere un rendimento positivo. Quando invece voi, prima ancora di comprare un'obbligazione, salvo default dell'emittente, sapete che scadenza ha, che flusso cedolare pagherà e quale rendimento offrirà a scadenza. Quindi ogni, diciamo così, scelta di investimento è basata su numeri e quindi è una scelta oggettiva, prima, e soprattutto permette di personalizzare il portafoglio. Questo è un grande vantaggio. Quindi ognuno di voi scelga quello che ritiene più opportuno per il caso specifico. Mi raccomando, non comprateli alla cieca, ma ponetevi sempre la domanda di qual è la soluzione più efficiente per il vostro caso specifico. Un altro prodotto che in questa fase storica, dovuta a correzione dei sottostanti e volatilità in aumento, può essere utile è il discorso dei certificati a capitale protetto che si trovano a una quotazione inferiore rispetto a quello che è il prezzo minimo di rimborso. Che cosa sono i certificati a capitale protetto? Sono dei certificati di investimento che a scadenza prevedono una determinata protezione, quindi un livello minimo di rimborso. Quindi immaginiamo un certificato, ad esempio proviamo a prendere il primo, vedete, abbiamo questo certificato, io sono sempre senza occhiali, quindi allora, questo primo certificato, vedete, quota 865 ed è protetto al 100%, vuol dire che salvo default dell'emittente, in questo caso Banca Akros, ex Banca Letti, se vogliamo, ecco, dicevo che questo prodotto noi lo compriamo oggi a 865 euro, ma è protetto, dicevo, al 100%, quindi salvo default dell'emittente, nello scenario peggiore, a scadenza, in questo caso nel 2026, rimborserà 1000. Quindi chi lo compra oggi a 865, nello scenario peggiore, salvo default, dicevamo, si vedrà rimborsato 1000. Attenzione, in questo caso la protezione è del 100%. Non sempre così, ci sono certificati che hanno una protezione del 90%, del 95%, dell'80%, quindi bisogna verificare caso per caso. In questa tabella però il conteggio è già stato fatto, vedete che abbiamo dei valori di rimborso e quindi di protezione diversi. Qui abbiamo 1000 perché il certificato era su base 1000, qui abbiamo 100 perché il certificato era base 100, qui abbiamo, vedete, 950, vuol dire che il certificato aveva una protezione di 95%. Qui sotto abbiamo una protezione, vedete, del 90%, quindi vedete che a seconda del certificato abbiamo delle protezioni diverse, ma in ogni caso il concetto qual è? È che si tratta di prodotti che quotano a un prezzo inferiore rispetto a quello a cui verranno rimborsati, ripeto, salvo default dell'emittente, a scadenza. E questo è un grande vantaggio, soprattutto per il piccolo investitore o per l'investitore più prudente o che cerca, diciamo così, investimenti con un basso profilo, di rischio. Sono tutti prodotti quotati su mercati regolamentati come il Sedex di Borsa Italiana, il CertX dell'EuroTLX, quindi dal punto di vista operativo non sono prodotti OTC non quotati o cose di questo tipo. E questo è sicuramente un aspetto positivo. Ad oggi gli emittenti principali attivi sul mercato dei capitale protetto sono emittenti solvibili, vedete moltissime di queste obbligazioni sono Banca IMI, che fa parte del gruppo Intesa, la realtà principale in Italia, abbiamo Banca Letti, Banca Akros, fanno parte del gruppo Banco BPM, quindi una realtà che ad oggi non possiamo certo giudicare con un piede nella fossa, quindi sicuramente da questo punto di vista sono prodotti che al momento mantengono anche delle garanzie in termini di ti rimborso il capitale. Poi per carità la strada è lunga, quindi il dato è tutti gli emittenti, questo vale per questi, ma vale anche per tutte le obbligazioni, eccetera, vanno monitorati strada facendo, quindi un emittente che può essere solido oggi, magari potrebbe avere delle difficoltà nel corso del tempo, quindi occorre sicuramente puntare i fari e continuare a puntarli strada facendo, però ad oggi lo stato dell'arte è positivo dal punto di vista della solvibilità. Quindi vedete che qui trovate due colonne, trovate la colonna, vedete, con il rendimento lordo annuo e trovate la colonna anche qui dell'upside,
con quanto permette di recuperare in termini percentuali. Attenzione a un dato, la quasi totalità sono in euro, ma attenzione perché non mancano alcuni certificati, vedete, con la valuta dollaro, quindi attenzione perché in questi casi quando trovate USD vuol dire che sono in dollari americani, quindi sono, diciamo così, sensibili al come si chiama, rischio cambio. Questa tabella, cioè anche questa tabella, come nel caso di prima, vedete, ve la posso ordinare in modo diverso. Qui la troviamo ordinata, vedete, in ordine decrescente di rendimento. Qui la troviamo ordinata in ordine decrescente invece di upside, quindi di percentuale di recupero. Questi invece sono quelli che hanno scadenza entro il 2024, quindi selezionati in funzione del recupero delle minusvalenze prodotte nel 2020. Allora, facciamo un ulteriore passo avanti e allarghiamo fondamentalmente lo sguardo e osservando che cosa? Osservando i titoli di Stato italiani e europei. Allora, sicuramente rispetto a un paio di mesi fa, oggi i rendimenti dei titoli di Stato italiani e anche in generale europei sono leggermente superiori rispetto a prima, quindi negli ultimi 2 o 3 mesi la situazione dei rendimenti possiamo dire che è migliorata, che vuol dire che i prezzi sono leggermente diminuiti e i rendimenti di conseguenza sono leggermente cresciuti, però attenzione, in linea generale si tratta di rendimenti ancora particolarmente striminziti. Quella che vedete in sfondo in questo momento è la curva dei rendimenti dei titoli di Stato europei, quindi dei titoli italiani insieme a quelli francesi, in quelli tedeschi, insieme a quelli spagnoli, eccetera. Come si legge questo grafico che la curva dei rendimenti si chiama, questa linea tratteggiata? Ci dice come la globalità dei titoli di Stato europei, a seconda della scadenza, quanto offre di rendimento. Vedete che le scadenze brevi hanno rendimento negativo, siamo fondamentalmente, vedete, a rendimento zero fino a un paio d'anni di scadenza, poi vedete il rendimento diventa positivo, ma attenzione, la scadenza lunga media, quindi il trentennale medio non esiste in natura, è una simulazione che viene fatta mettendo insieme tutti i titoli di Stato diversi, comunque il trentennale, vedete, ha un rendimento lordo anno a cavallo dell'1,4%, leggermente meno, l'1,35 circa, no? Quindi vedete che stiamo parlando di rendimenti che saranno anche cresciuti negli ultimi 2 mesi, ma che sono sempre estremamente contenuti. In pratica, chi comprasse un paniere di titoli di Stato europei con scadenza a 30 anni oggi porterebbe a casa l'1,35%. Questa è la globalità europea. Va leggermente meglio il panorama italiano. Leggermente meglio, attenzione, dipende dai punti di vista, anche qui entravo, il ragionamento era, va leggermente meglio, è inteso nell'ottica, no, il punto di vista come si dice, del risparmiatore, no, che oggi fondamentalmente guadagna comprando un BTP qualcosa in più rispetto a un mese fa. Quello che vedete in sfondo in questo momento è la stessa immagine di prima, qui è tratta da un altro sito, mentre prima lo tratta direttamente dalla Banca Europea Centrale, e qui invece l'immagine, vedete, è tratta dal sito Investing. Comunque abbiamo sempre, vedete, sull'asse delle X la scadenza e sull'asse, vedete, delle Y invece il rendimento. In questo caso la linea blu e la linea rossa rappresentano entrambe la linea dei BTP, dei titoli di Stato italiani sulle varie scadenze. Qual è la differenza? La differenza è che la linea blu è la curva dei rendimenti attuale, invece la linea rossa è quella di un mese fa. Dal momento che la blu è maggiore della rossa, vuol dire che oggi i rendimenti, vedete, sono più alti rispetto a un mese fa. C'è uno 0,5%, vedete, più o meno malcontato, che balla in più. Questo vuol dire che i prezzi dei BTP sono tendenzialmente diminuiti nell'arco di questo periodo. Quindi, dal punto di vista risparmiatore, è tra virgolette meglio perché se li compra guadagnicchia qualcosa in più. Per lo Stato, ovviamente, quando andrà a rifinanziarsi sarà peggio perché, ovviamente, dovrà emettere a un rendimento superiore a quello che non è quello attuale. Ora, in merito ai titoli di Stato italiani, occorre
rilevare, no, come i rendimenti leggermente siano aumentati e vuol dire che il prezzo è diminuito. Qui vediamo il prezzo e il rendimento, scusate, in questo caso del BTP rispetto a se stesso misurato un anno fa, ma in realtà noi il rendimento del BTP lo possiamo anche calcolare come spread in funzione rispetto al rendimento offerto, ad esempio, dal Bund, e quindi possiamo misurarlo con il tanto famigerato spread, no? Che misura appunto la differenza tra il rendimento offerto dal titolo di Stato italiano e da quello tedesco. Quello che vedete in sfondo è il grafico dello spread aggiornato a oggi pomeriggio. Perché è aumentato lo spread, soprattutto negli ultimi giorni? Beh, da un lato perché oggi c'era la riunione odierna dei leader europei che si è conclusa con un nulla di fatto, ma anche perché domani Standard & Poor's, che è la principale probabilmente agenzia di rating, comunicherà ufficialmente il rating nuovo e l'outlook dell'Italia, quindi cercherà di capire se confermerà la tripla B o se toglierà una B e quindi si scenderà nella doppia B con quindi il downgrade rumoroso, perché passare dalla tripla B alla doppia B significa passare dall'area investment grade alla speculative grade, cioè vuol dire che i nostri titoli in caso di downgrade e di arrivo alla doppia B passano da prodotti da buon padre di famiglia a prodotti considerati spazzatura, high yield, e quindi questa è una variazione non di poco conto. Vedremo se domani Standard & Poor's taglierà il rating o no. Io, se dovessi scommettere, penso di no, però è una mia opinione personale, vedremo. Quindi un po' di tensione sullo spread, sui titoli di Stato causata da questo doppio evento, la riunione di oggi, che se ne riparlerà a maggio, e diciamo così, il giudizio di Standard & Poor's. Questo grafico che vedete in sfondo, vedete, è lo spread e in alcuni punti è colorato di blu. E questo è uno spread, è un grafico, vedete, che parte dal 2014, quindi ha un minimo di ampiezza dello storico. E vedete che periodicamente abbiamo alcune candele che vengono colorate, alcune barre, alcune fasi che vengono colorate di blu. Queste colorate di blu sono le cosiddette fasi di eccesso dello spread, misurate con un mio indicatore particolare, una cosa che ho creato io, una roba in realtà molto semplice, che mi colora di blu tutte le volte le barre che abbiamo una situazione di particolare tensione sullo spread, e quindi lo spread che supera determinati livelli, non tanto di prezzo quanto in genere di volatilità o cose di questo tipo. E se noi andiamo ad osservare lo storico, notiamo che tutte le volte che queste barre vengono colorate di blu, quindi che abbiamo un eccesso sullo spread, andare ad acquistare dei BTP, soprattutto magari in ordine attraverso un ingresso frazionato, quindi non componendo l'intera posizione in una volta sola, ma frazionando il capitale. L'esempio classico che possiamo fare è: immaginate di dover destinare 20.000 euro all'acquisto di BTP, invece di comprare tutto subito 20.000 euro di controvalore di BTP, potete dividere questa posizione ad esempio in quattro parti, ognuna da 5.000 euro, quindi 5.000 euro li investite subito in BTP, poi se i BTP dovessero diminuire di prezzo si comprano altri 5.000, poi se scendono ancora altri 5.000, infine se dovesse esserci anche un'altra fase ribassista si comprano gli ultimi 5.000 euro, quindi non è un mediare a ribasso, ma è un entrare in modo frazionato. Attenzione, c'è una grossa differenza tra mediare a ribasso e l'ingresso frazionato. Mediare a ribasso vuol dire che io volevo investire 20.000 euro, li investo tutti subito, quindi di botto metto subito 20.000 euro di prodotto in portafoglio. Poi il prodotto invece di salire diminuisce di prezzo, io cosa faccio? Ne vado a comprare altri 20.000, quindi quella che doveva essere la mia posizione iniziale di 20.000 totali è diventata di 40.000. Questo si chiama mediare al ribasso. Questo è l'indice, diciamo, la strada che porta alla rovina finanziaria. È quello che fa la vecchia che gioca al lotto i ritardatari, no? I numeri non hanno memoria, per cui la vecchia che non ha studiato matematica magari non lo sa, poveretta, e quindi punta sul ritardatario, che ovviamente non esce perché non sa che deve uscire, perché non hanno memoria. Per cui la volta successiva torna a puntare il doppio, quindi punta 1 euro, poi 2, poi 4, poi 8, eccetera, poi alla fine brucia il conto, brucia la pensione, perché il numero non esce. Oppure se esce fa pari e patte, quindi di fatto non ha vinto nulla.
Quindi, morale della favola, l'approccio di mediare al ribasso è un approccio assolutamente sbagliato. Frazionare capitale, avete capito, non è la stessa cosa. Cioè, io non compro l'intera posizione e poi la vado a incrementare. Io prendo l'intera posizione, la divido in frazioni e vado a gestire separatamente ognuna di queste frazioni, avendo cura di non superare mai la quota massima destinata alla singola operazione. Quindi dicevo, tutte le fasi storiche in cui lo spread ha avuto un eccesso, e quindi le barre in questo caso sono colorate di blu, ecco quello era il momento per frazionare il capitale destinato ai BTP e cominciare a compricchiare qualche BTP. L'obiettivo poi di questa strategia operativa qual è? È quello di comprare durante le fasi di tensione dello spread, e poi quando lo spread diminuisce, quindi di conseguenza il prezzo di BTP torna a salire, che in realtà torna a diminuire il rendimento. In realtà io lo faccio per semplificare le cose, però a essere precisi non dovremmo parlare di prezzo del BTP che aumenta o diminuisce, dovremmo parlare di rendimento che cresce o diminuisce. Quando noi compriamo un BTP non compriamo un prezzo, compriamo un rendimento. Questo è un dato assolutamente fondamentale anche per capire i mercati finanziari. Quindi io a volte parlo, per farmi capire da tutti, anche dalla famosa casalinga di Voghera, di prezzo in aumento, prezzo in diminuzione del BTP, ma in realtà mi sto sempre riferendo a un rendimento. Questo è ben chiaro nella mia mente, voglio che sia poi chiaro anche nella vostra. Quindi fondamentalmente quando lo spread diminuisce, abbiamo detto, e quindi di conseguenza aumentano i prezzi dei BTP, cioè diminuiscono i rendimenti dei BTP, ecco che allora possiamo andare ad alleggerire le nostre posizioni, addirittura possiamo proprio anche liquidarla del tutto per cercare poi di tornare a rifare questo giochino quando lo spread tornerà ad aumentare. In questo momento, vedete, questa è la zoomata, diciamo così, dell'ultima parte, questo è un grafico aggiornato oggi pomeriggio verso ci deve essere anche scritto nel grafico, l'orario erano le 5 meno qualcosa, vedete. Dicevo, anche nell'ultima fase, quindi nella candela delle ultime sedute, siamo all'interno di una fase di eccesso sullo spread, no? Quindi da questo punto di vista probabilmente in questi giorni l'idea di acquistare in modo frazionato qualche BTP potrebbe non essere un'idea così sbagliata in ottica di breve periodo. Qui per agevolare questo ragionamento ho preparato una selezione di rendimenti per darvi l'idea. Vedete, qui ho calcolato il rendimento medio dei BTP con scadenza 1 anno, 2 anni, 3 anni, fino a quello con la scadenza più lunga, no? Per farvi un'idea di quelli che sono i rendimenti offerti dal mercato. Ovviamente la selezione di quali titoli di Stato, se uno dovesse valutare di acquistare qualcosa in modo frazionato, dicevo, quindi la selezione di quali di questi acquistare è un processo, diciamo così, come dicevo prima, collegato alla propria pianificazione finanziaria personale, quindi che contempla determinati diciamo così, fattori come l'ottica temporale. E quindi ognuno avrà una predilezione, si andrà a selezionare, diciamo così, alcuni con scadenza più breve, alcuni con scadenza più lunga, a seconda del suo caso specifico personale. Quindi di fatto risulta impossibile fornire un orientamento che sia valido per ogni investitore. Però detto questo, indicativamente, se compatibile con la propria ottica temporale, io valuterei di stare sulle scadenze intorno ai 10 anni, no? Queste secondo me sono le scadenze ottimali da questo punto di vista in questo momento storico. E quindi vi presento una selezione di titoli di Stato con la scadenza intorno ai 10 anni, ordinati anche qui in varie modalità. Questa prima diciamo così, tabella rappresenta i titoli di Stato italiani ordinati in ordine di rendimento lordo anno decrescente, stiamo parlando quindi di obbligazioni con scadenza inferiore ai 10 anni. In quest'altra diapositiva ho selezionato solo i certificati, scusatemi, i titoli di Stato che quotano un prezzo inferiore rispetto a 100, quindi permettono di recuperare minusvalenze, data la differenza tra prezzo di acquisto e prezzo di vendita, quindi c'è anche un'efficienza fiscale, quindi vedete che ho calcolato non solo il rendimento ma anche l'upside, quindi quanto permette di recuperare questo prodotto. In più ve li ho elencati in ordine anche di duration.
duration più elevato ovviamente è quello con scadenza più lunga, siamo vedete nel 2030-32, perché queste ovviamente avranno una maggiore reattività di prezzo e una maggiore sensibilità nell'oscillare verso l'alto, verso il basso. E quindi ce n'è un po' per tutti i gusti, quindi per essere abbastanza esaustivo, da chi punta al rendimento, da chi punta a ottimizzare l'impatto fiscale a recupero di minus, a chi punta magari a fare trading su queste scadenze per avere più aggressività o reattività, in realtà sarebbe corretto dire di prezzo, ecco che vi ho presentato la stessa tabella in tre modalità diverse. Attenzione però anche a un altro dato. In questo periodo fondamentalmente di tensioni, no, tra il governo italiano e l'Europa, diciamo così, come dire, è tornato un po' di paura nei risparmiatori italiani. Tutti i mezzi di comunicazione, dai giornali, alla carta stampata. Nell'ultimo periodo hanno, diciamo così, sposato il tema, oddio, indispensabile, i corona bond, oddio, l'Europa ci sta abbandonando, no? A complicare il tutto ci sono le parole di molti giornalisti che sono spesso a sproposito, con delle castronerie pazzesche. Fanno buona compagnia anche i politici che dicono delle cose che non stanno proprio né in cielo né in terra, proprio degli errori tecnici clamorosi. In più a completare il quadro c'è il fatto che siamo tutti in quarantena, siamo tutti a casa davanti alla televisione, quindi siamo ancora più una preda facile per questo terrorismo mediatico. Quindi insomma, fondamentalmente il tema molto sentito oggi dai risparmiatori è: ma se torna a schizzare verso l'alto lo spread che abbiamo visto prima, cosa posso fare? No? Come posso difendere il mio portafoglio? No? Quindi se ho comprato dei titoli di Stato, più in generale delle obbligazioni di emittenti italiani, e torna l'Italia al centro della bufera, perché non fanno i corona bond, non abbiamo più soldi, oddio cosa succede? Ecco allora che la classica domanda è: come faccio a coprirmi dal punto di vista operativo? Allora, la buona notizia è che ci sono degli strumenti per coprire un portafoglio. Ci sono strumenti in realtà anche per speculare, se vogliamo, al ribasso sui titoli di Stato italiani. Allora, da un punto di vista operativo, un investitore italiano può fare fondamentalmente due cose. La prima potrebbe valutare di utilizzare il futures con sottostante il BTP, in pochi conoscono che esiste, ma esiste. E quindi è un contratto futures che si muove seguendo un BTP sintetico e di conseguenza permette di assumere posizioni rialziste piuttosto che ribassiste e di conseguenza andare a proteggere, se uno desidera proteggere il portafoglio, oppure può andare a speculare sul eventuale ribasso dei titoli di Stato italiani. La differenza tra speculare e coprire è ovviamente semplice. Se io ho dei titoli italiani in portafoglio e vado short sul BTP, allora in questo caso mi sto coprendo perché fondamentalmente quello che è il deprezzamento dei BTP che ho in portafoglio e che mantengo viene compensato dal rialzo della posizione short sul futures BTP. Questa è la logica operativa. Quindi ho dei BTP in portafoglio, mi copro dal rischio che si deprezzino utilizzando in questo caso il futures. Ma dicevo, c'è anche una lettura speculativa. Immaginate l'investitore che non ha titoli di Stato in portafoglio italiani, che non ha magari neanche obbligazioni italiane in portafoglio, ma che decide di sfruttare a proprio vantaggio e diciamo così, il ribasso dei titoli italiani. E quindi da un punto, titoli di Stato italiani in questo caso, allora da un punto di vista operativo che cosa potrebbe fare? Potrebbe aprire una posizione short sul derivato per cercare di sfruttare a proprio vantaggio il ribasso dei titoli, quindi non ho da coprirmi e sfrutto la situazione per speculare. A noi questa seconda soluzione in questo caso non interessa, ci concentriamo in realtà sulla prima fase che è quella della copertura, no?
E quindi da un punto di vista operativo, dicevo, abbiamo la possibilità del futures, ma i futures hanno alcune caratteristiche. Sono strumenti che necessitano di avere un conto derivati, quindi non tutti i piccoli risparmiatori hanno degli home banking attrezzati. Per questo quelli che oltretutto hanno magari una banca fisica hanno anche proprio difficoltà, perché molte banche fisiche fanno ostruzionismo, e dire poco, di fronte al cliente che vuole lavorare su prodotti derivati. Quindi primo serve un conto ad hoc, secondo serve lavorare in marginazione, serve lavorare a leva, serve quindi avere un'ottima, non buona, un'ottima conoscenza delle caratteristiche del prodotto e soprattutto serve anche esperienza per maneggiarli con cura. Quindi la parte derivati sarei per citarla per completezza, ma non per consigliarla al piccolo risparmiatore. Per il piccolo risparmiatore uno strumento più, diciamo così, idoneo, anche secondo le criticità che fra un attimo descriveremo, c'è questo ETF che vediamo in sfondo. Questo è un ETF short sul BTP. Cosa vuol dire short? Vuol dire che questo BTP, questo ETF aumenta di prezzo nel momento in cui diminuisce il sottostante a cui è collegato, e in questo caso il sottostante a cui è collegato è il BTP. Quindi quando il BTP tende a diminuire di prezzo, ecco che questo ETF invece tende a crescere. Quindi un investitore che desiderasse coprire un portafoglio composto da BTP oppure titoli obbligazionari, che cosa potrebbe fare? No? L'idea operativa è semplice, no? Immagina di possedere dei BTP per un controvalore di 20.000 euro, quindi hai 20.000 euro di controvalore di BTP. A questo punto hai paura che il prezzo di BTP si deprezzi, ma al tempo stesso non li vuoi vendere. Non li vuoi vendere perché vuoi percepire le cedole, perché li vuoi portare a scadenza, per un qualsiasi motivo. Però non vuoi neanche che si deprezzino e restare in balia degli eventi. Quindi mantieni le posizioni sui BTP, quindi questo controvalore di 20.000 euro, ma contemporaneamente cosa fai? Vai a comprare anche questo ETF che aumenta di prezzo se il BTP diminuisce. E quanto ne compri? Ne vai a comprare ovviamente lo stesso controvalore, quindi hai 20.000 euro di BTP, vai a comprare 20.000 euro di ETF short. In questo modo cerchi di anestetizzare che cosa? Il ribasso del prezzo dei BTP viene in parte compensato dal rialzo del prezzo dell'ETF. Attenzione a un dato, la logica operativa è estremamente semplice, no? Si deprezzano i BTP, ma cresce di prezzo il nostro ETF e questo permette di compensare. Attenzione però perché questa copertura, questa compensazione non sarà perfetta al millimetro, no? Sarà un meno peggio, mettiamola così, ma non sarà una copertura perfetta. Non sarà perfetta per due motivi. Primo, perché le caratteristiche dell'ETF non saranno esattamente uguali al tuo portafoglio in termini di prodotti, di peso, di duration, eccetera. Quindi già di suo l'ETF ti copre una determinata caratteristica che il tuo portafoglio probabilmente non avrà, è uguale, quasi impossibile che sia così. In più c'è da considerare l'effetto compounding della posizione short, per cui questo prodotto nel singolo giorno ha una replica fedele al sottostante, ma sul multi-day, a causa dell'effetto compounding, a causa dell'interesse composto, un effetto proprio matematico, dicevo, sul multi-day la replica del sottostante non è fedele. In questo caso la replica ovviamente inversa del sottostante non è fedele, quindi da un punto di vista operativo questo è un prodotto comunque da maneggiare con estrema cura e solo in ottica di breve o brevissimo periodo. Però in ogni caso, al di là del fatto che la copertura non sarà efficientissima, che non sarà precisa e che soffre l'effetto compounding, comunque se un investitore desidera coprire in fasi acute di crisi il proprio portafoglio obbligazionario, sia di titoli di Stato che di obbligazioni emesse da emittenti italiani, perché quando va in tensione lo spread, nelle fasi acute in realtà vanno in tensione anche i titoli obbligazionari di tutto il sistema Italia, cioè anche di altri emittenti, che hanno semplicemente l'unica colpa di essere italiani. E quindi in quel caso, no, gli investitori esteri vendono tutto quello che Italia, vendendo sia BTP che obbligazioni corporate, magari di emittenti che in realtà non andranno a gambe all'aria, però in quel momento il mercato battezza tutti. Quindi se anche avete queste altre obbligazioni in portafoglio e vi volete coprire, questo può essere uno strumento da valutare. Ok, un attimo che bevo.
Allora, allargando adesso il raggio di ricerca oltre ai titoli di Stato, oggi possiamo dire che ci sia del rendimento e del valore solo sugli asset obbligazionari un pochino più rischiosi. E mi riferisco in particolare a due asset, ai bond high yield. Attenzione, high yield significa alto rendimento, però attenzione sempre al marketing del risparmio gestito, al marketing bancario o comunque al marketing del mondo finanziario. Perché? Perché ti vanno a sottolineare high yield, cioè l'alto rendimento, come caratteristica di queste obbligazioni. Occhio perché si scrive, è vero, alto rendimento, ma in realtà si legge alto rischio, no? Rischio e rendimento sono due facce della stessa medaglia. Quindi attenzione che quando l'industria del risparmio gestito si è trovata a decidere e a dire queste obbligazioni di emittenti, chiamiamoli, passatemi il termine, traballanti o comunque non solidissimi dal punto di vista dei bilanci, come li andiamo a identificare? Andiamo a sottolineare l'alto rendimento o andiamo a sottolineare l'alto rischio? Ovviamente la parte marketing ha detto no, sottolineiamo l'alto rendimento, no? Facciamo sventolare la parte bella, no? Sono le sirene, no? Che richiamano il risparmiatore. Ma attenzione però, dicevo, perché sì, si legge alto rendimento, ma attenzione, la traduzione è alto rischio, quindi non dimenticatevi mai questo approccio. Quindi da un lato c'è del rendimento e del potenziale, secondo me, nei bond high yield e nei paesi emergenti, sempre nei bond dei paesi emergenti. Questi sono due asset che a me piacciono moltissimo da tempo, soprattutto in questa fase storica che stiamo vivendo, storica in realtà l'ultimo mese, mese e mezzo, dove questi due asset si sono fortemente deprezzati. Erano accettabili un paio di mesi fa, oggi a maggior ragione che si sono deprezzati permettono di avere dei rendimenti ancora più interessanti. Partiamo dalle obbligazioni high yield, cioè alto rendimento barra alto rischio. Qui nell'immagine che vedete in sfondo siamo nell'area euro e qui vedi che i rendimenti, questa è l'ultima colonna, vedete qui dove c'è scritto RFL, significa fondamentalmente rendimento lordo a scadenza, no? Rendimento effettivo lordo a scadenza. Qui vedete che i rendimenti sono decisamente più alti rispetto a quelli di prima. Se vi ricordate, torniamo un attimo indietro, eccoci qua, questa era la media dei titoli di Stato europei, no? Quindi dalla Germania, Francia, Spagna, Italia, eccetera. Vedete che il trentennale offriva un rendimento neanche dell'1,4%. Tutte queste obbligazioni, invece, vedete, presentano dei rendimenti decisamente più alti, il doppio con scadenze, vedete, 2023-2025, quindi con scadenze mediamente molto più corte di prima. Quindi il dato di fatto qual è? È che qui nell'area euro, ad esempio, ci sono dei rendimenti che cominciano a essere interessanti in linea generale, se si considera solo, e sottolineo solo, il rendimento. Non è difficile, vedete, da questa tabella trovare dei rendimenti del 4-5% su scadenze brevi, dicevamo 2024-2026. C'è però un problema, e si tratta di emittenti che già di suo o non hanno rating o il rating non è particolarmente brillante, quindi queste sono le obbligazioni con rating speculative grade, no? Quindi sotto la tripla B, per dare un'idea, per cui sono obbligazioni che già il buon padre di famiglia dovrebbe valutare, ma facendo un'ottima selezione, innanzitutto, monitorando periodicamente lo stato di salute dell'emittente e soprattutto comprandole in dosi omeopatiche, no? Quindi questo è l'approccio che dovrebbe avere il buon padre di famiglia, soprattutto in questa fase storica che abbiamo detto essere caratterizzate da un ingresso in recessione e da un rallentamento economico mondiale. Quindi se già erano società, diciamo così, traballanti, passatemi il termine, chi più chi meno, per motivi diversi, perché ad esempio vedete qui troviamo autostrade, autostrade se non fosse crollato, nel dettaglio da poco certamente, il ponte a Genova, quindi se avessero fatto la manutenzione, adesso non voglio dire parolacce, e fossimo in un paese normale, dove certi eventi non capitano, li puoi immaginare ma non realizzare, ecco che non sarebbe in questa situazione, sarebbe un emittente solvibile, no?
altri invece, magari come Carraro, hanno un discreto indebitamento, quindi insomma ci sono situazioni diverse, chi è legato a situazioni politiche, chi è legato a situazioni proprio economiche, anche Telecom è un'azienda strategica per lo Stato, ma discretamente, come si dice, indebitata. Quindi dicevo attenzione perché se sono aziende sul filo che galleggiano, mettiamolo in questi termini, in condizioni di economia ferma o che cresce, figuriamoci se l'economia invece va dalla parte opposta, quindi siamo in una fase di recessione, no? E quindi attenzione perché sono emittenti che in queste fasi di rallentamento sono da prendere con le pinze. Mettiamo in altri casi, quando arriva la recessione, la percentuale di emittenti high yield che va a gamba all'aria, cioè va in default, aumenta e quindi sono da prendere con le pinze in questa fase storica. Prenderli con le pinze cosa significa? Beh, innanzitutto, come dicevo prima, comprarli eventualmente solo dopo una verifica dei bilanci dell'emittente, quindi andando a scremare a fondo e soprattutto comprare in ottica omeopatica. Ma soprattutto ancora, in realtà, l'idea è quella di non comprare singole obbligazioni che ci espongono a rischio specifico, cioè io compro un emittente, questo emittente va a gambe all'aria e io l'ammontare che ho destinato a quella singola obbligazione lo perdo. Tutto in parte, questo è un altro discorso, dipende dal default, ma in linea generale quello è il rischio che si corre in quel caso. Quindi attenzione perché a comprare la singola obbligazione si corre il rischio specifico. Se in questa fase storica è saggio e lo possiamo fare, evitarlo è meglio. Come facciamo a evitarlo? Beh, compriamo ad esempio un ETF. Un ETF è un paniere che acquista decine di, a volte centinaia, di emittenti diversi. E quindi se anche un emittente dovesse andare a gamba all'aria, il nostro danno economico in realtà è estremamente contenuto. Immaginiamo che un ETF obbligazionario acquisti 100 obbligazioni di 100 emittenti diversi, immaginiamo che uno di questi emittenti va a gamba all'aria, noi siamo colpiti solo per l'1% del portafoglio, cioè questo portafoglio è distribuito in parti uguali, al massimo perdiamo l'1% del valore della quota, un danno assolutamente light e assolutamente sopportabile sia a livello monetario che anche psicologico da questo punto di vista. E quindi lavorare con degli ETF ci permette di evitare il rischio specifico. E di questi tempi, oltretutto, c'è un altro dato. Gli ETF sono un prodotto che non può fallire perché prevede la segregazione del capitale tra l'SGR che lo gestisce e il capitale proprio dell'ETF. Quindi se la società di gestione, anche lei, dovesse andare a gamba all'aria, il denaro contenuto nell'ETF non è aggredibile agli eventuali creditori e quindi quello che è dell'investitore continua a essere dell'investitore senza che l'investitore abbia nessun danno dal fallimento di chi gestisce l'ETC. Quindi l'ETC ha un doppio l'ETF, scusatemi, ha un doppio vantaggio. Non può fallire di suo come strumento, ed è uno strumento ampiamente diversificato al suo interno, che in questa fase di recessione è senz'altro utile. Quindi, da un punto di vista operativo, dal mio punto di vista, andare a acquistare obbligazioni high yield, quindi emesse da emittenti traballanti, ma attraverso un ETF che è ampiamente diversificato, che non può fallire, è una soluzione assolutamente interessante. Soprattutto se andiamo ad abbinare questa strategia, questa soluzione di investimento a un ingresso frazionato oppure a un piano di accumulo. Oggi, come dicevo prima, è il momento della semina. Vedete, questo è il grafico di un ETF, fra un attimo ve lo descrivo. È comunque un ETF che investe in obbligazioni high yield emesse da emittenti europei, quindi senza rischio cambio. Questo emittente, vedete, nell'ultima fase ha preso una bella sberla, poi subito recuperata almeno in parte, ma nell'immediato vedete che ha avuto una discreta oscillazione di prezzo. Dicevo, questo è il momento di seminare il mercato, in questo caso l'ETF ha corretto in modo sensibile, ecco che allora diventa un asset che già era interessante qualche mese fa, è diventato maggiormente interessante in questo momento. Però attenzione, oltre a essere interessante l'asset in sé per sé, deve essere efficiente anche la strategia con cui lo andiamo ad acquistare, con cui lo andiamo a mettere in portafoglio. E in questo momento storico, dove io, come dicevo prima, mi aspetto che i mercati resteranno deboli e in balia di rimbalzi, correzioni e volatilità ancora per qualche settimana, ancora per qualche mese, ecco che utilizzare un approccio
basato o su ingressi frazionati oppure su un piano di accumulo, è sicuramente la soluzione che io ritengo per i buon padre di famiglia essere quella più efficiente. Qual è la differenza tra un ingresso frazionato e un piano d'accumulo? La logica sottostante è sempre la stessa: l'investitore che acquista a rate, passatemi il termine, un prodotto finanziario, però la differenza sostanziale è nella durata della strategia, no? Se io attivo un PAC, quindi un piano d'accumulo, si dà per scontato che ho un'ottica temporale di medio-lungo periodo e quindi magari attivo un piano, l'esempio classico sono i 200 euro al mese e mantengo questo investimento ad esempio per 5-10 anni, no? Quindi io mi do un orizzonte temporale ampio, 5-10 anni, per andare a investire 200 euro tutti i mesi. Questa è l'idea del piano d'accumulo, quindi un'ottica di lungo periodo. Al contrario, invece, un ingresso frazionato ha un'ottica temporale molto più breve, in genere è un'ottica che è compresa entro pochi mesi fondamentalmente. Quindi, come dicevo nell'esempio di prima, no, prendo il capitale, ad esempio 20.000 euro da destinare al singolo ETF. E non sto a dire compro 200 euro per 10 anni, ma dico che okay, questi 20.000 euro li divido in quattro parti, 5.000 li compro, li utilizzo per acquistare subito, altri 5.000 se il mercato corregge, altri 5 se corregge ancora e altri 5 ancora se corregge. Quindi nell'arco di 3-6 mesi, indicativamente al massimo, vado a comporre la mia posizione, dopodiché mi fermo e aspetto che il mercato salga. Quindi possiamo utilizzare un ingresso frazionato, un PAC, a seconda della nostra ottica temporale. Però questo approccio di entrare a piccoli passi è senz'altro la soluzione più efficiente. E quindi un prodotto che secondo me è interessante perché presenta ancora, come dicevo prima, del rendimento, del potenziale, soprattutto dopo questa correzione, e soprattutto con una strategia efficiente per il buon padre di famiglia. E quindi questo è il mio consiglio. Detto questo, quali sono i prodotti che secondo me possono essere più interessanti in questo momento? Beh, abbiamo questo ETF, vedete, dicevamo l'ETF di Amundi come società, investe in obbligazioni high yield quotate sul mercato europeo. La caratteristica di questo ETF è innanzitutto che i bond high yield non coprono tutti i settori, ma sono esclusi gli emittenti finanziari, quindi non ci sono obbligazioni high yield di banche o cose di questo tipo, primo aspetto. Secondo tipo è un ETF ad accumulo dei proventi, quindi non distribuisce periodicamente nessuna cedola, ma i proventi li va a reinvestire nella cedola. Questo è quindi un prodotto che è in linea con le esigenze di un investitore che vuole innanzitutto investire in bond high yield che sono compatibili con la propria tolleranza a rischio, ma soprattutto che vuole ottimizzare l'impatto fiscale e ottimizzare il rendimento. Adesso questa sera non abbiamo tempo per approfondire questo argomento, però ve lo anticipo. Esistono ETF sia a distribuzione dei proventi che ad accumulo dei proventi. Ad accumulo abbiamo detto che i proventi non vengono distribuiti, non vengono erogati, non paga cedole, ma quei proventi maturati vengono reinvestiti. Quelli a distribuzione invece vuol dire che il nostro fondo li va a redistribuire e quindi periodicamente paga una cedola. Questa è la differenza tra i due. Nell'immaginario collettivo sul lungo periodo, l'uomo della strada, diciamo così, pensa che non ci sia una grossa differenza a comprare uno piuttosto che l'altro. In realtà io faccio sempre vedere nei miei corsi di formazione una simulazione, no? E faccio vedere, faccio questo esempio, no? Immaginate due fratelli che lo stesso giorno entrano in banca, entrambi con 10.000 euro in tasca e comprano lo stesso prodotto. Però un fratello lo compra ad accumulo e l'altro fratello compra sempre 10.000 euro di controvalore, ma lo compra a distribuzione. Poi immaginiamo che tutti gli anni questo sottostante su cui l'ETF è investito produca interessi per il 5%. Quindi cosa succede? Che il fratello che ha comprato l'ETF ad accumulo non vede mai il becco di un quattrino perché la quota viene sempre reinvestita in automatico. Mentre al contrario il fratello che incassa la cedola del 5% tutti gli anni, cosa fa? Incassa la cedola, paga le tasse e reinveste nell'ETF.
Passano 1, 2, 3, 10, 20, 30 anni. Dopo 30 anni cosa si scopre? Si scopre che il fratello che ha comprato l'ETF ad accumulo, quando va in banca a vendere il prodotto, netto si trova circa 35.000 euro, 34 erotti, facciamo 35.000 euro per comodità di calcolo. Al contrario, invece, il fratello che aveva optato per l'ETF a distribuzione, dopo 30 anni si ritrova circa 29.000 euro. Quindi si ritrovano quindi a aver investito nello stesso prodotto lo stesso giorno e aver venduto lo stesso giorno dopo 30 anni. La differenza però è macroscopica, perché? Perché uno si ritrova ad avere 29.000 euro, l'altro 35.000. Può sembrare poco una differenza di 6.000 euro in 30 anni, ma in realtà 6.000 euro sui 10.000 iniziali, in termini percentuali, è tantissimo. Quindi, da un punto di vista operativo, c'è una grossa differenza tra acquistare un ETF a distribuzione dei proventi oppure ad accumulo. Se l'investitore, questo è il concetto essenziale, ha come obiettivo finanziario quello di avere un'entrata periodica, deve ovviamente necessariamente acquistare un prodotto a distribuzione. L'esempio classico è la persona che ha ad esempio un mutuo oppure le rate della macchina a cui far fronte, oppure una persona che magari a causa dell'attuale crisi è in difficoltà ad arrivare a fine mese, no? Provate a immaginare la persona che ha un'attività commerciale chiusa per legge, di fatto, a questo punto, mancando le entrate, ha necessità di arrivare a fine mese. Benissimo, se ha la fortuna di avere dei risparmi da parte che gli permettono di avere delle entrate periodiche, riesce a far fronte a questa situazione di difficoltà in modo migliore. Oppure provate a pensare alla persona che è andata in pensione, che deve colmare il gap tra lo stipendio che percepiva e la pensione. Immaginate che percepisse 2.000 euro al mese per l'attività lavorativa di stipendio, è andata in pensione con magari 1.200 euro, quindi di fatto si trova 800 euro in meno tutti i mesi. E quindi i casi sono due: o smette di andare in vacanza una settimana o due all'anno, o smette di andare a mangiare la pizza al sabato sera e quindi di fatto riduce il proprio tenore di vita, oppure semplicemente deve trovare un modo per integrare questo dato. Quindi, se una persona rientra in una di queste categorie generiche che ho appena descritto, ecco, deve orientarsi necessariamente in un ETF a distribuzione che paga quindi dei proventi periodici. Al contrario, invece, se la persona ha come obiettivo massimizzare la performance oppure ridurre l'impatto della fiscalità, ecco che allora deve optare per un ETF ad accumulo. Quindi, se uno ha questo secondo obiettivo finanziario e vuole investire in bond high yield, questo secondo me è lo strumento più interessante da un punto di vista operativo e consiglio di gestirlo con un approccio basato su un piano d'accumulo con ingresso frazionato comunque. Diciamo così, il gemello, passatemi il termine, dell'ETF che abbiamo appena descritto è quello che vediamo in sfondo in questo momento. In questo caso l'ETF è di iShares e non di Amundi, ma investe sempre in obbligazioni corporate europee. In questo caso, però, attenzione, è un prodotto a distribuzione, quindi qui è la versione del prodotto di prima, ma a distribuzione dei proventi. Paga una cedola annuale e che ha un dividend yield, cioè un rapporto tra quanto erogato come dividendi negli ultimi 12 mesi e il prezzo attuale di mercato, che è del 4,53%, che è un rendimento interessante. Attenzione un attimo, il dividend yield è un dato da prendere con le pinze. Perché? Perché non è un'obbligazione a tasso fisso questa che tutti gli anni ti paga il 4,53%. Il dividend yield è il frutto di un rapporto tra due variabili: quanto ha erogato l'ETF in questo caso negli ultimi 12 mesi e qual è il prezzo di mercato negli ultimi 12 mesi. Questo vuol dire che potrebbe diminuire la cedola, potrebbe aumentare o diminuire il prezzo e quindi di conseguenza questo valore tende a essere elastico. Però è un indicatore sintetico che comunque ci dà un'indicazione di come è il rendimento potenziale di questo prodotto. Quindi un dividend yield del 4,53% è senz'altro interessante in linea generale. Possiamo optare sempre per un ETF obbligazionario high yield, ma in questo caso che investe in obbligazioni quotate sul mercato americano. Quindi, da un punto di vista operativo, stiamo parlando di un asset denominato in dollari fondamentalmente, quindi di un sottostante che è composto da obbligazioni in dollari. Quindi il prezzo di questo ETF
Noi lo vediamo in euro quando lo compriamo, ma in realtà sarà determinato contemporaneamente dall'agire di due variabili, l'andamento del sottostante, quindi delle azioni che, delle obbligazioni che costituiscono il sottostante e al tempo stesso del cambio valutario euro-dollaro. Quindi noi lo compriamo in euro, però in realtà ci sono due forze, cosa fa il sottostante, cioè il paniere di obbligazione yield, e cosa fa l'euro-dollaro. E quindi un prodotto che possiamo definire a cambio aperto. Paga una cedola semestrale e in questo caso il dividend yield è particolarmente interessante perché è del 5,80%. Anche qui il dividend yield è quello di prima, quindi è un dato da prendere con le pinze, ma come dato sintetico rende abbastanza bene l'idea. Quindi è un obbligazionario high yield, però investe a distribuzione sul mercato americano, cioè le obbligazioni sono americane. Esiste anche un facsimile dell'ETF che abbiamo appena visto, cioè di un ETF che investe sempre nell'obbligazionario high yield, sempre americano, ma è sempre con una cedola Pingo, in questo caso un dividend yield del 5,34%, però con due caratteristiche diverse. Primo, la cedola non è più semestrale, ma diventa mensile, come il pagamento di un affitto, passatemi il termine, e con copertura del cambio, quindi questo è il fratello, diciamo così, dell'ETF di prima, compra sempre obbligazioni high yield, sempre americane, ma in questo caso c'è la copertura del cambio. E poi abbiamo quest'altro, invece qui passiamo sul altro asset che vi dicevo prima, che è quello dei mercati emergenti. Anche i mercati emergenti hanno preso una discreta scoppola nell'ultimo periodo, ciclicamente i mercati emergenti subiscono effettivamente una lavata di capo quando ci sono situazioni di crisi di questo tipo, però tutto sommato sono un asset assolutamente interessante in termini di erogazione di distribuzione dei proventi, per cui in una fase di tensione come questa è l'ideale per cominciare pian pianino a mettere il fieno in cascina, quindi comprare o incrementare le quote che si possiedono e quindi andare a acquistare, come dicevo, tramite PAC, ingressi frazionati. È la fase della semina, no? Che citavo anche prima. Quindi in questo caso l'ETF investe in obbligazioni di paesi emergenti, paga una cedola mensile, però attenzione, c'è anche una copertura del cambio insita all'interno del prodotto, quindi la variabile dollaro è anestetizzata. Il dividend yield è un 5,43%. Poi abbiamo quest'altro ETF, qui chiedo scusa, non ho aggiornato l'immagine, anche questo è sceso, qui il ribasso chiedo venia, non lo trovate. E non lo vedete perché l'ultima parte del grafico manca, comunque qui il nostro ETF è diminuito di prezzo, questo ve lo anticipo io per correttezza, chiedo venia per questa cosa oggi nel cercare di aggiornare ad oggi pomeriggio tutti i grafici, questo mi è sfuggito, chiedo scusa. Comunque qui trovate il codice ISIN, se volete andare a vedere su internet l'andamento grafico vedete la situazione. Quindi dicevo, questo è un ETF che investe sempre in obbligazioni di paesi emergenti, ma è a cambio aperto, quindi è il fratello di quello che abbiamo visto prima qui adesso, ma si caratterizza, mentre quello di prima era a copertura del cambio, questo invece è a cambio aperto. Paga una cedola mensile e ha un dividend yield del 5,29%. Anche questo, secondo me, è un asset che tramite un piano d'accumulo o un ingresso frazionato è assolutamente interessante. Ora, un argomento che nell'ultimo periodo ha scaldato molto il cuore degli italiani, un argomento di cui si parla parecchio da giorni a questa parte, ed è diciamo così, il tema sistema Italia. L'Italia, sappiamo tutti che è un paese estremamente indebitato e in questa fase storica dove tra costi per l'emergenza sanitaria, costi per cercare di ricostruire l'economia dopo questo forzato periodo di chiusura che non è ancora terminato e che probabilmente tra alti e bassi durerà ancora parecchio, ecco che allora è tornato d'attualità il discorso di come farà il governo a trovare le risorse finanziarie per finanziare la ricostruzione, finanziare chi purtroppo non mangia e non riesce ad arrivare a fine mese. C'è sicuramente in atto un braccio di ferro con l'Europa, si punta al fatto che l'Europa ci dia una mano, tutto quello che volete, ma di fatto c'è un tema che presto o tardi lo Stato italiano chiamerà i propri cittadini a pagare.
mettere in mano il portafoglio, no? Sempre, diciamo che è una frase abbastanza gettonata, quella che, diciamo così, ci sono due tasche nello stesso vestito. C'è la tasca indebitata, dello Stato italiano, e c'è la tasca invece piena di monetine della formichina italiana, no? Quindi si dice, è vero, l'Italia come Stato è molto indebitato, ma gli italiani hanno un sacco di soldi, di risparmi privati. Quindi è una frase che si sente spesso dire, oggi lo si sente con una certa frequenza. Quindi, morale della favola, queste situazioni di tensione hanno riportato in auge i temi prelievo forzoso, in stile Amato per intendersi, e il discorso della patrimoniale. Allora, tecnicamente si tratta di due concetti differenti, ma che in realtà hanno lo stesso risultato finale, cioè in entrambi i casi vengono messe le mani, nelle tasche degli italiani. Cambia la modalità con cui diciamo, questo prelievo avviene, ma di fatto la sostanza è la stessa. Allora, la classica domanda che in tanti mi pongono in questi ultimi 15 giorni è: ma siamo davvero a rischio prelievo forzoso? Siamo davvero di fronte a un rischio patrimoniale? E soprattutto, cosa posso fare per cercare di tutelarmi dall'uno e dall'altro evento? Allora, cerchiamo di fare chiarezza su questo tema, perlomeno per quanto riguarda il mio punto di vista. Allora, se fossimo in un mondo razionale, e non sempre la politica italiana lo è, indipendentemente dagli schieramenti, diciamo che nell'immediato non ci dovrebbe essere nessun pericolo né di prelievo forzoso né di patrimoniale. Anzi, in realtà, secondo me, in questo momento il problema è esattamente contrario, cioè il governo dovrebbe trovare il modo di mettere dei soldi lui nelle tasche degli italiani per far ripartire l'economia. Quindi, se fossimo in un mondo normale, oggi il governo avrebbe una sola preoccupazione: mettere più soldi, come sta facendo Trump e la Fed in America, nelle tasche dei cittadini, in modo tale che quando riaprono l'attività possa ritornare a uscire, possa ritornare a spendere e di conseguenza possa innanzitutto tenere in vita delle attività, ma soprattutto possa far pian pianino riprendere un po', l'economia, rendere quindi più mite questa situazione di recessione e poi porre le basi per un recupero. Quindi, se fossimo in un paese normale, io i soldi nelle tasche dei cittadini ce li metto, non li vado a togliere. Quindi, se dovessi scommettere oggi, io direi che non ci sarà né prelievo forzoso né patrimoniale. Non è ovviamente una certezza, ma se io fossi un politico agirei in questo modo. Purtroppo, però, lo scenario cambia se noi ragioniamo in prospettiva futura. Quindi, se noi ragioniamo dicendo oggi non avrebbero interesse a fare una manovra di questo tipo, perché significa privare gli italiani di denaro che invece dovrebbero spendere per. Quando però invece le acque si saranno un attimo calmate, l'economia si sarà ripresa, quantomeno leggermente risollevata, ecco che allora in quel momento io temo che lo Stato invece avrà una fortissima necessità di abbassare il debito pubblico, che inevitabilmente nei prossimi mesi andrà incontro a un forte aumento. Ecco che allora in quel caso lo Stato deve battere cassa, e sono estremamente convinto che ci sarà un aumento della parte fiscale, fondamentalmente. E qui però ci sono tante possibilità, che uno Stato può fare. Ad esempio, può rimettere, reintrodurre l'IMU sulla prima casa. Oggi ci sono delle esenzioni, per chi ha una prima casa, tra virgolette, normale, la paga solo chi ha il castello, cose di questo tipo. In più la si paga sulle seconde e terze case, eccetera. Però chi ha una casa di proprietà, la prima casa normale, ad oggi l'IMU non c'è. Potrebbero assolutamente, reintrodurla. Questa è una prima ipotesi che viene fatta, di fatto una patrimoniale. Possono, ad esempio, altra cosa, aumentare le imposte sulle transazioni finanziarie. Penso ad esempio alle tasse sulle cedole, i dividendi e il capital gain, no? Oggi i titoli di Stato sono tassati al 12,5% e tutto il resto è tassato al 26%. Potrebbero tranquillamente aumentare queste due aliquote, potrebbero aumentare le imposte di successione. Oggi l'Italia è un bel paese dove morire, perché le tasse di successione sono più basse che all'estero, quindi molti politici periodicamente dicono: beh, in Italia le tasse sono più basse, tasse di successione intendo, e quindi le potremmo alzare. Vabbè,
discorso opinabile dal mio punto di vista, ma è un mio punto di vista e quindi come tale è sindacabile. In ogni caso, dicevo, potrebbero tranquillamente aumentare quest'onere. Le possibilità sono tante. Posso ad esempio diminuire la franchigia. Oggi c'è una franchigia in linea retta per figli e mogli, eccetera, di 1 milione di euro. La posso portare ad esempio a 500.000. Qualcuno parla di 250.000 euro, che è pochissimo se consideriamo che dentro le realtà ci finiscono case, eccetera. Oppure semplicemente l'aliquota dal 4%, sempre per mogli e figli, la possiamo passare all'8%. No? Ci sono varie soluzioni di questo tipo che sono allo studio da anni. E quindi è un'altra soluzione che ci può stare. In più ci può essere un vero e proprio prelievo forzoso, una vera e propria patrimoniale, no? Allora, a questo punto la classica domanda è: benissimo, mi stai dicendo che nel breve probabilmente non ci sarà né l'uno né l'altro, ma in prospettiva futura potrebbe capitare. Quindi, cosa fare? Cioè, come faccio a difendermi da un prelievo? Come faccio a difendermi da una patrimoniale? Allora, la domanda è semplice, ma la risposta purtroppo è complessa. La complessità risiede fondamentalmente nel fatto che sia l'una scelta che l'altra, cioè sia il prelievo che la patrimoniale, sono scelte politiche e quindi dipende da come il governo le andrà a declinare. E ovviamente, non essendoci la legge formulata, noi non possiamo neanche sapere su quali strumenti è orientata e non sappiamo neanche sapere con quali tempistiche, no? Quindi si tratta di fondamentalmente di porsi delle domande, cosa fare per evitarla, che non hanno una risposta certa perché dipende da come la legge sarà formulata. E quello che possiamo fare fondamentalmente è fare delle ipotesi e cercare delle soluzioni. Ti anticipo purtroppo che ci sono poche possibilità di scampare a una patrimoniale. Quindi se uno ha tutto tracciato, quindi è una persona che non ha evaso le tasse, non ha del nero, non ha del denaro all'estero, diciamo così, con conti criptati o roba di questo tipo, cosa estremamente complicata al giorno d'oggi, è difficile scampare alla patrimoniale. È già un po' più facile se vogliamo evitare l'eventuale prelievo forzoso. Allora, cerchiamo un attimo di capire che cos'è l'uno e che cos'è l'altro, innanzitutto. Allora, con prelievo forzoso, no, si intende la manovra che ha fatto nel 92 Amato. E quindi nottetempo prelevo, in quel caso era lo 0,6%, da tutti i conti correnti. Questa è la misura, il prelievo forzoso, che garantisce allo Stato, no, di incassare subito del denaro, no? È la misura di chi ha la canna del gas, per intendersi, no? Ti metto la mano proprio nel conto corrente di notte e ti prendo una percentuale del cash che è sul conto corrente. In linea generale, la classica situazione è: se lo Stato punta alla liquidità che è presente sul conto, allora la soluzione qual è? È quella di non lasciare cash sul conto corrente, o quantomeno limitare l'ammontare di cash sul conto corrente. Quindi se fanno un prelievo sul denaro contante del conto e il conto non ha denaro contante, in quel caso ovviamente il prelievo forzoso non lo subisci. Il discorso invece della patrimoniale è un po' più complicato. Perché? Perché è una tassa che va a colpire il patrimonio della persona, non il reddito, il patrimonio, e quindi va a colpire la parte mobiliare e la parte immobiliare della persona. Allora, partiamo da un aspetto che è fondamentale. Innanzitutto, una patrimoniale c'è già in Italia sugli strumenti finanziari ed è l'imposta di bollo applicata nella misura dello 0,20 sull'ammontare contenuto nel deposito titoli, no? Tutte le banche il 31 dicembre fanno la fotografia al controvalore del deposito titoli, quindi azioni, obbligazioni, ETF, fondi, gestioni patrimoniali, eccetera. Il controvalore monetario viene tassato tutti gli anni di uno 0,20%, quindi un'imposta patrimoniale, non una tantum, ma una semper, cioè tutti gli anni, c'è già ed è nella misura dello 0,20. Basterebbe per assurdo ritoccare verso l'alto
questo 0,20, portare allo 0,3, allo 0,4 e hai già un ottimo gettito. Tra l'altro già uno 0,20 sul deposito è tantissimo dal mio punto di vista, ma questa è un'opinione personale. Quindi, la patrimoniale, partiamo dal presupposto che c'è già. Ah, una cosa che non ho detto, che però non è un dettaglio in realtà. Sia che si parli di ipotesi di prelievo, sia che si parli di patrimoniale, il mio consiglio è quello di muoverti per tempo, cioè se tu pensi che possa verificarsi o l'uno o l'altro scenario, non devi aspettare, devi partire immediatamente per organizzare il tuo portafoglio. Perché? Perché il governo potrebbe tranquillamente adottare un decreto con validità retroattiva. Quindi il governo non farà mai l'errore, se non sono fessi i minchioni, ma non credo, di dire ok, dalla prossima settimana quello che sarà contenuto, che sono nel deposito titoli, verrà tassato X. Ovviamente faranno una manovra dicendo ok, quello che era l'ammontare monetario di una settimana, 2 settimane, un mese fa, viene colpito da questo prelievo. Quindi attenzione perché non è che lo annunciano e lo fanno per domani, ma probabilmente lo fanno in modo retroattivo. Quindi dicono guarda che il controvalore che avevi sul conto di un mese fa ti viene tassato. Quindi attenzione perché bisogna agire per tempo eventualmente se uno lo desidera. Detto questo, diciamo, cerchiamo di capire quali sono gli strumenti finanziari che utilizza il risparmiatore. E cerchiamo di capire quali sono le alternative, quindi che cosa può rischiare lato prelievo, che cosa può rischiare lato patrimoniale. Allora, conto corrente all'estero, questa è una delle soluzioni che viene più ventilata oggi, no? L'esempio classico è il conto corrente in Svizzera. La Svizzera ha una serie di vantaggi, primo è a portata di mano. Basta sconfinare Milano, Como, eccetera, e siamo in Svizzera. Adesso, al di là del fatto che siamo in quarantena in questo momento, cosa che in realtà complica le cose perché per aprire un conto in Svizzera occorre andare fisicamente di persona e quindi in questo periodo non è così agevole. Però, al di là di quello, la Svizzera è comunque relativamente vicina, il Canton Ticino parla l'italiano, la contrattualistica è italiana, sono in Europa ma non appartengono alla comunità europea, non ci sono tanti automatismi, hanno una loro valuta, quindi è sicuramente una soluzione interessante da questo punto di vista. Bisogna capire se è una soluzione valida per evitare prelievi o patrimoniali. Ve lo anticipo, no. Io sarei molto scettico nel fatto che il governo faccia o un prelievo forzoso o una patrimoniale dimenticandosi dei conti all'estero. Anzi, c'è a volte qualcuno che dice la patrimoniale e il prelievo la facciamo solo per i conti esteri. Non credo che capiterà, però non credo neanche che si dimenticheranno dei conti esteri. Se tu hai un conto estero, ad esempio in Svizzera, dove non ci sono gli automatismi, eccetera, eccetera, sicuramente lo Stato non può metterti la mano in tasca nottetempo, questo sicuramente no. Però visto che si tratta, lo diamo per scontato, di un conto trasparente, di un conto che è stato dichiarato al fisco, ecco che allora semplicemente il prelievo lo subirai, ma non nell'immediato, ma in modo differito. Quindi quando l'anno successivo andrai a compilare la dichiarazione dei redditi, compilare il quadro, RV, l'IVAF, eccetera, eccetera, ecco che allora a quel punto dovrai versare allo Stato quanto dovuto. Quindi se hai il conto in Italia, il prelievo o l'imposta patrimoniale sono automatici, fondamentalmente, se invece hai il conto estero, non c'è questo automatismo dello Stato che può prelevare, ma in dichiarazione dei redditi l'anno successivo pagherai quanto dovuto. Quindi il conto all'estero ti permette di pagare dopo, ma difficilmente, se sei denunciato, ti permette di evitare o l'uno oppure l'altro. Esistono anche delle banche online, in realtà oggi molto citata è Bunk, che è un conto olandese. Ha secondo me le stesse identiche criticità di un conto in Svizzera. Altro dato, spesso e volentieri aprire un conto in Svizzera conviene solo se l'importo monetario da trasferire all'estero è importante, no? Se io devo portare solo 10, 20, 30, 40 mila euro all'estero, spesso e volentieri non conviene assolutamente. Che se uno lo vuol fare per diversificazione è un conto e ci può stare, ma se uno lo vuol fare per evitare il prelievo forzoso della patrimoniale, spesso e volentieri è un gioco che non vale la candela. Perché? Perché le banche estere, soprattutto quelle svizzere, sono particolarmente care. Quindi il rischio è che sia
siano più i costi tra la trasferta, il mantenimento del conto, eccetera, che il reale beneficio in termini di prelievo di patrimoniale. Detto in modo grezzo, ma giusto per capirsi, potrebbe essere più elevata l'incidenza dei costi del conto rispetto al prelievo dello Stato. Quindi attenzione a non cadere, no, dalla padella alla brace. Poi c'è il discorso dei contanti, no? Un'altra soluzione è, beh, io prendo del denaro che ho sul conto, me lo metto cash, nascosto in casa, in cassetta di sicurezza, eccetera, no? Allora, partiamo dal presupposto che prelevare del denaro dal proprio conto è assolutamente lecito e legale. Ci sono però delle controindicazioni che bisogna conoscere. Allora, primo, c'è il rischio che se l'ammontare è superiore ai 10.000 euro, oppure se l'operazione, diciamo così, incuriosisce, mettiamola così, la banca, ecco che può scattare la segnalazione, no? Ci sono oggi le norme antiusura, antiriciclaggio, tutte queste cose, quindi ci sono dei passaggi automatici che avvengono di segnalazione. Quindi, primo aspetto, sì, è vero, puoi prelevare le cifre che vuoi, però attenzione perché poi scatta la segnalazione, quindi guardia di finanza, l'agenzia delle entrate, magari non nell'immediato, ma a distanza di qualcosa, potrebbero contattarti e chiederti spiegazioni. L'altra criticità ovviamente è che questo denaro cash è soggetto al rischio furti, quindi devi custodirlo in un luogo assolutamente sicuro e non è così un dettaglio da poco. In più c'è una terza criticità che è quella di, immaginiamo che un domani le acque si tranquillizzino, scampato pericolo per la patrimoniale, tu hai i tuoi 100, 200, 300 mila euro cash, li vuoi rimettere sul tuo conto, ecco qui. È un problema perché anche qui rischi degli accertamenti, no? Le norme sono sempre quelle che dicevo prima, evasione, usura, antiriciclaggio, eccetera. Qualcuno che ti bussa alla porta probabilmente lo trovi e ti chiede ma quel denaro lì da dove salta fuori? E sono sempre visite poco gustose. Però c'è da dire che effettivamente se uno teme il prelievo forzioso, la patrimoniale, se fa sparire il denaro dal conto, sicuramente quella soluzione la ottiene. Hai tutte le altre controindicazioni che dicevamo prima, bisogna valutare i pro o i contro. Altra soluzione che si sente molto gettonata è quella dell'assegno circolare, ovviamente non trasferibile. Qui ci sono due problemi. Il primo è quello di custodirlo in un luogo sicuro. E secondo, dal mio punto di vista, lo Stato nel decreto potrebbe tranquillamente conteggiare anche eventuali assegni circolari ancora in circolazione. Quindi, da questo punto di vista, non credo che sia una soluzione così comoda. E in più ci sono anche dei rischi di essere segnalati, come nei casi precedenti, oppure quantomeno c'è sempre il rischio di essere segnalato quando reimmetti di nuovo il denaro sul conto. Collegato al discorso contante, collegato al discorso assegno circolare, c'è anche il tema della cassetta di sicurezza, no? Anche qui c'è il problema, no, della segnalazione, no? La cassetta di sicurezza è un bene che è tracciato, non è tracciato il contenuto della cassetta, tu ci puoi mettere una chiavetta USB come una pila di banconote, fondamentalmente una cassetta di sicurezza, senza dirlo a nessuno teoricamente, no? Quindi non si sa qual è il contenuto di una cassetta, però agenzie delle entrate e guardie di finanza possono sapere che tu hai quella determinata cassetta, quante volte hai avuto un accesso a quella cassetta nel corso dell'anno oppure degli anni, eccetera. Quindi qualcuno potrebbe anche in questo caso chiederti informazioni sui contenuti. E più domani che tu questo denaro contenuto nella cassetta lo vuoi reinserire su un conto, anche qui devi fornire delle giustificazioni probabilmente a qualcuno di dovere. Altro tema è quello del conto deposito. Allora, il conto deposito è simile, anche se non è uguale, a un conto corrente. Potrebbe, ma è un'ipotesi, scampare al prelievo forzoso, perché se il prelievo forzoso lo fanno solo sul cash e il deposito titoli non è considerato sì, il conto deposito non è considerato un conto corrente cash, quindi a questo punto potresti effettivamente scampare questo prelievo. Però dubito che un conto deposito possa scampare a una patrimoniale. Quindi,
può avere dei pregi per il lato prelievo forzoso, ma non per il lato patrimoniale. Poi ci sono i pronti controtermine, non mi sento di consigliarli al peggior nemico, nel senso che possono essere colpiti sia dal prelievo che dalla patrimoniale, ma non solo, ti vincolano in termini di tempo. C'è il rischio default dell'emittente, cioè della controparte con cui li vai a stipulare, per cui secondo me peggiori solo la situazione. Ci sono i libretti di risparmio, i libretti postali, anche qui dal mio punto di vista il prelievo forzoso può tranquillamente verificarsi come anche la patrimoniale, per cui non ritengo che i libretti di risparmio postali possono essere una soluzione. Anzi, sono un libro aperto per lo Stato, i libretti postali. Poi abbiamo tutti quelli che sono gli strumenti monetari, quindi immaginiamo, non so, gli ETF oppure i fondi che investono nel monetario, quindi in titoli di Stato di fatto con scadenza breve, no? Potrebbero scampare al prelievo forzoso, ovviamente perché non è denaro cash sul conto, ma rientrano nel deposito titoli, quindi sono già gravati dalla patrimoniale, quella dello 0,20 che c'è tutti gli anni. Quindi di fatto sì, forse il prelievo lo eviti, ma la patrimoniale no, quindi questo è un dato. Comprare obbligazioni con scadenza breve è la stessa identica cosa. Anche se comprate titoli di Stato estero, ad esempio americani in valuta estera, eccetera, correte il rischio prelievo, no? Ma il rischio patrimoniale è senz'altro sì, anzi, le obbligazioni essendo contenute nel deposito titoli sono già tassate, no? Con lo 0,20% che dicevamo. In più c'è il problema che se sono in valuta estera c'è anche il rischio cambio, quindi a volte è possibile che il cambio valutario subisca un evento sfavorevole, quindi un deprezzamento magari superiore rispetto a quello che potrebbe essere l'incidenza di una patrimoniale. Poi c'è qualcuno che sostiene che i titoli di Stato potrebbero essere esenti da un'eventuale patrimoniale. Allora, in realtà qui bisogna intendersi, nel senso che i titoli di Stato italiani rientrano già nel deposito titoli, quindi di fatto sono già tassati lo 0,20 tutti gli anni, quindi di fatto la patrimoniale la pagano tutti gli anni. Qualcuno dice, beh, se dovessero fare una patrimoniale, una tantum, allora potrebbero esentarli e dire ok, colpiamo tutte le obbligazioni tranne i titoli di Stato. Premessa che uno Stato, diciamo così, può fare qualsiasi cosa in barba alla legge, in linea generale io sarei un attimo cauto, cioè da un punto di vista giuridico e costituzionale, almeno dal mio punto di vista, non so se è così fattibile questa operazione di dire i titoli di Stato italiani sono esenti da questa imposta una tantum e tutto il resto è colpito. Poi uno Stato magari fa quel che vuole, ma altro consiglio che sento dare spesso ultimamente, negli ultimi giorni, mi è stato chiesto anche un parere oggi pomeriggio, è quello di dedicarsi al collezionismo, cioè di dire hai 100.000 euro e li vuoi togliere dal conto, li vuoi togliere dalla patrimoniale, benissimo. Compra dei prodotti da collezione, compra dei francobolli, compra del vino, compra delle monete, eccetera. Io ritengo che sia una soluzione innanzitutto inefficiente, ma sbagliata, quasi stupida in realtà, per una serie di motivi. Primo, questi prodotti come li compri? In nero? Allora vuol dire che avevi già del denaro da parte. E a quel punto se l'avevi già non ne devi togliere dell'altro dal conto. Se invece li paghi con un bonifico, ad esempio, è ovviamente un'operazione tracciata. Magari qualcuno non ti verrà a chiedere che cosa hai comprato, però intanto già è un'operazione che hai tracciato. Secondo, comprare questi prodotti o sei del mestiere, cioè ti intendi di monete, di francobolli, di cose, oppure prendi una fregatura di sicuro sul prezzo. Quindi primo devi conoscere anche la qualità di quello che acquisti e devi avere un'esperienza, non ti puoi improvvisare collezionista di francobolli. Secondo, sono prodotti nettamente illiquidi, cioè quando li vuoi comprare trovi qualcuno che te li vende, ma quando tu poi un domani, scampato il pericolo, li vuoi andare a vendere per tornare in possesso del tuo denaro, scopri che o nessuno te lo compra, o
magari qualcuno ti fa un prezzo particolarmente basso, quindi era meglio pagare la patrimoniale piuttosto che perdere dei soldi in questo modo. In più c'è il difetto che devi proteggerli, perché se te li rubano la collezione di moneta, ad esempio, può essere un problema. E quindi, insomma, morale della favola, secondo me, significa andarsela a cercare, andando a cercare queste soluzioni. La classica domanda è: ma storicamente c'è un qualche bene che è riuscito a sfuggire alle patrimoniali precedenti? Allora, sì, di base sì, storicamente non sono state colpite quelli che erano i prodotti, quelli che sono i prodotti previdenziali, quindi le polizze vita oppure i piani pensionistici. In genere non sono in passato stati gravati da. C'è una motivazione in genere, che questo denaro in realtà non è nell'immediata disponibilità della persona, dell'investitore, quindi diventa difficile andarglielo a tassare. Questo però non significa che un domani si inventeranno qualcosa anche in questa direzione. Ma in realtà il dato che mi sento di sottolineare quando si parla di prodotti previdenziali o di fondi pensione, cose di questo tipo, è il seguente dettaglio, no? Spesso, non sempre, occorre distinguere da caso a caso, e per carità, di far tutto un erbo un fascio non mi piace, però in linea generale spesso e volentieri sono prodotti che tendono a essere poco trasparenti, tendono a essere costosi, tendono ad avere dei vincoli, cioè una volta che li hai sottoscritti, per disiscriverti, tornare in tutto possesso, ci sono determinati vincoli, caratteristiche, situazioni, per cui a volte forse è meglio pagare una patrimoniale che pagare esose commissioni tutti gli anni, primo, secondo, non hai tutti i vincoli che hai altrimenti. E quindi, insomma, attenzione, perché scampare, come avete visto, da un prelievo forzoso è possibile in determinati momenti, in determinati casi, se la legge viene studiata in un certo modo, sfuggire alla patrimoniale è molto più complicato. Veniamo adesso al discorso azioni. Allora, qui in realtà stasera vedremo solo una parte della presentazione che avevo preparato, che ho preparato, per motivi di tempo anche, ma non solo. Il webinar di questa sera viene di fatto diviso in due parti. Una parte la svolgiamo esattamente questa sera, la stiamo svolgendo, ma una seconda parte si svolgerà il 6 maggio dalle 10 alle 11 di mattina. Sarà un evento registrato e quindi cioè sarà un evento in diretta, ma che verrà anche registrato. Quindi uno può partecipare alla diretta, interagire con me in diretta, ma al tempo stesso, se lavora in quel momento, può tranquillamente rivederselo in registrato. Siete già registrati a questa videoconferenza, quindi siete già registrati sul sito YouFinance, quindi non dovete far altro, se volete partecipare anche a quest'altro evento, di spuntare sotto il mio nome, quindi il relatore Gabriele Bellelli, il partecipo anche al webinar del 6 maggio. Nel webinar del 6 maggio tratteremo degli argomenti che questa sera, per esigenze di tempo, sono già le 11 e un quarto e ne abbiamo ancora da trattare di argomenti, non abbiamo modo, quindi nel webinar del 6 maggio andremo a trattare l'argomentazione, cioè quali sono le azioni, le singole azioni più interessanti, quindi quali sono le azioni che hanno una buona redditività e che producono degli utili, quali sono le azioni che magari in questa fase storica di coronavirus e di crisi avranno magari un beneficio dai bilanci. Penso ad esempio ad Amazon, che ha aumentato le vendite, ce ne sono tante altre di società di questo tipo. Oppure, al tempo stesso, quali sono invece le aziende da cui stare lontani? Perché se abbiamo detto che entriamo in recessione, ci saranno delle aziende che, da un lato, avranno le aziende cicliche, penso a Fiat, penso all'automobilismo, avranno utili in diminuzione. Ci saranno aziende come le banche che potranno essere chiamate a fare aumenti di capitale. O semplicemente ci sono aziende che sono molto indebitate, che avevano già un indebitamento critico negli anni scorsi, quando l'economia un minimo cresceva. Oggi, che l'economia non va particolarmente bene, per usare un eufemismo, saranno ancora in più elevata difficoltà. Quindi andremo anche a fare proprio nomi e cognomi di queste società su cui conviene stare alla larga. Poi vedremo come recuperare le minusvalenze, quindi cosa fare quando resto incastrato su un'azione in sofferenza, e poi andremo a descrivere alcuni tra
i certificati più interessanti del momento. Quindi anche il 6 maggio avremo una parte di webinar particolarmente corpose, particolarmente interessante. Questa sera, in tema di azionario, ci concentriamo su un paio di temi, su due temi ancora. Il primo tema è quello del petrolio. Ora, sono già le 11 e un quarto, è già tardi, e quindi non entriamo un attimo nel dettaglio di quali sono i motivi che hanno portato al fortissimo deprezzamento del petrolio, che hanno portato alla scadenza di maggio, che è scaduta l'altro giorno, martedì, ad avere un prezzo negativo, un evento epocale, eccetera. Non abbiamo il tempo di approfondire, magari faremo un video extra apposito su questo argomento, ma il dato di fatto, l'avete sentito parlare tutti in questi giorni, è che il prezzo del petrolio ha subito un forte ribasso. In realtà è un ribasso che non nasce oggi, perché se noi guardiamo il grafico, vedete, questo è il grafico, qui siamo nel 2018, vedete, abbiamo registrato un massimo in area 80 nel 18, da allora vedete più o meno è sempre diminuito con i picchi minimi di oggi, no? C'è stata un'accelerazione ribassista negli ultimi giorni, culminata, no, con il rendimento negativo, col prezzo negativo che tutti hanno citato, spesso a sproposito, ma comunque è stato citato. E quindi di conseguenza c'è stato questo avvitamento verso il basso. Tutti ne hanno parlato e diciamo che io sono stato sommerso, chi frequenta il mio gruppo chiuso l'avrà visto anche magari con un po' di ironia, che ogni giorno due o tre persone che non leggevano i messaggi precedenti mi facevano la stessa domanda. Se io voglio guadagnare, voglio speculare, voglio investire sul petrolio, va bene se compro un ETC? Quale TC mi consigli? Quale leva usare? No? E nonostante io siano giorni e giorni e giorni che dico attenzione al petrolio, state lontano dagli ETC, state lontani dal contango, soprattutto se sono a leva, peggio ancora, eccetera. Nonostante abbia ampiamente fatto vedere come alcuni, ad esempio, degli ETC che erano presenti sul mercato siano miseramente falliti nelle scorse settimane. Quindi, dicevo, il petrolio è sceso tantissimo e nell'immaginario collettivo, quando un asset si deprezza fortemente, tutti vogliono comprarlo. Allora, a questo punto la classica domanda a cui cercheremo di rispondere è: se io voglio investire nel petrolio, sento questo desiderio irrefrenabile, come posso fare per trovare la soluzione più efficiente? Allora, quali sono gli strumenti per andare a lavorare sul petrolio? Beh, ci sono degli strumenti come le opzioni futures, ci ho messo dentro anche i CFD, volendo. Opzioni futures sono sicuramente più efficienti. Togliamo il sicuramente, ci sottolineiamo il sicuramente. Quindi la prima soluzione è uso opzioni futures. Sono sicuramente strumenti efficienti, sono strumenti che mi permettono di implementare delle strategie. Non il banale compro un'opzione o compro il futures, ma anche costruire delle strategie in opzioni, costruire delle strategie in spread sui futures, insomma, sono strumenti molto efficienti da questo punto di vista che si prestano a essere maneggiati in modo diverso. Però, c'è un però, sono strumenti su cui occorre avere delle competenze notevoli, non ci si improvvisa, bisogna studiare le opzioni, studiare i futures, capire quali sono le caratteristiche e avere un minimo di esperienza per maneggiarli con cura. Serve avere un conto derivati, serve lavorare a margine, serve lavorare con leva. Quindi sono un prodotto efficiente ma complicato per l'uomo della strada che non li ha mai maneggiati, sono da evitare. Poi abbiamo gli ETC. Attenzione perché gli ETC sulle materie prime possono essere di due tipi. O l'ETC compra fisicamente la materia prima, e quindi sono una replica fisica in questo caso, oppure l'ETC per replicare la performance, l'andamento del sottostante, utilizza i contratti futures. Ora, gli ETC che replicano fisicamente il sottostante in realtà sono numericamente pochissimi. Perché? Perché gli unici sottostanti che possono effettivamente essere acquistati da un punto di vista fisico sono l'oro, l'argento, il platino e il palladio.
Quindi quando troviamo un ETC con l'espressa dicitura physical nel nome e investe nell'oro, nell'argento, nel platino e nel palladio, allora siamo di fronte a un ETC che volendo potrebbe essere inserito in portafoglio perché non subisce l'effetto negativo del contango. Tutti gli altri prodotti, cioè tutti gli altri ETC, che quindi per replicare l'andamento sottostante comprano dei contratti futures, sono soggetti al contango. Cos'è il contango? Non è un ballo argentino, non è un qualcosa di divertente, ma è un qualcosa che penalizza, che erode il prezzo dell'ETC. Dovete sapere, quindi abbiamo detto che l'ETC compra dei contratti futures per replicare il sottostante, ad esempio il petrolio. Questi contratti futures hanno una scadenza, maggio, giugno, luglio, eccetera. Tutte le volte che il contratto giunge a scadenza, l'emittente dell'ETC che cosa deve fare? Deve rollare il contratto, cioè deve chiudere il contratto in scadenza e acquistare il contratto sulla scadenza successiva. Quindi chiudo, come nel caso è appena capitato, il contratto di maggio e vado a comprare il contratto di giugno. Benissimo. C'è una caratteristica però nel fare questa operazione. Quando la curva del petrolio o della materia prima è in contango, vuol dire che il contratto che tu chiudi ha un prezzo più basso rispetto al contratto nuovo che apri. Quindi vuol dire che tu stai acquistando la stessa quantità di materia, gli stessi barili di petrolio, ma a un prezzo superiore. Quindi tu compri la stessa quantità di bene, ma a un prezzo superiore. Questo è un costo, quindi chiudo il contratto a 10 e lo riapro a 11. Paghi un dollaro in più, esempio, numeri a caso, giusto per dare un'idea. Quest'uno in più che paghi è un costo che ti erode la performance dell'ETC. Il contango è una misura percentuale. E se il contango è del 10%, l'ETC, se il prezzo del sottostante dovesse fermarsi, nell'arco di un mese si deprezza del 10%. Esempio grezzo, ma giusto per darvi l'idea del concetto. Quindi, morale della favola, gli ETC che replicano il sottostante tramite il futures soffrono dell'effetto contango e tendono lateralmente a essere uno strumento inefficiente, soprattutto se mantenuto in portafoglio per più giorni, perché l'erosione del contango fa più danni ovviamente non giorno per giorno, ma sul medio-lungo periodo. Sono strumenti strutturalmente fatti per andare verso zero, detto alla grezza, ma giusto per capirsi. Se poi sono a leva, peggio ancora, perché oltre all'effetto contango c'è anche l'effetto compounding che contribuisce ad accelerare il fatto che vadano a zero. Morale della favola, l'ETC è la soluzione peggiore per accumulare il petrolio. Quindi se qualcuno di voi pensa di accumulare, attivare un piano d'accumulo, un ingresso frazionato sul ETC, sul petrolio, sappia che è una scelta assolutamente infelice. Sta comprando uno strumento inefficiente che sul periodo, a causa del contango, è destinato a diminuire di prezzo. Oltretutto, il petrolio in questo momento ha un contango spaventoso, già un contango di suo discretamente elevato, in questa fase storica è ancora oltre la media storica. Quindi l'ETC non è una soluzione efficiente, punto. Poi ognuno ovviamente è libero delle proprie scelte. Quali sono delle soluzioni già più efficienti se uno vuole investire nelle asset petrolio in questo modo indiretto? Beh, un esempio potrebbe essere quello di comprare delle singole azioni petrolifere. Non ne comprerei una, onestamente, ma farei il classico giardinetto di azioni, come veniva chiamato in banca tanti anni fa, no? Quindi compro un po' di azioni Eni, un po' di Exxon, un po' di Total, un po' di Repsol, di Royal Shell, di British Petroleum, eccetera, no? E ovviamente magari posso attivare anche qui degli ingressi frazionati o dei piani d'accumulo. Tutti, visto che non c'è il lotto minimo nelle azioni, posso permettermi il lusso di comprare 100 euro dell'una, 100 dell'altra, 100 dell'altra, eccetera. E già questa è una soluzione che può avere un suo perché. Le azioni, una volta acquistate, non scadono, uno le può tenere in portafoglio sine die, mentre percepisce il dividendo, eccetera. Potrebbe essere una strategia di investimento. Oppure,
C'è un'altra soluzione. Compro sempre le azioni, ma invece di correre il rischio specifico di comprare una, due, tre obbligazioni di azioni, scusatemi, io cosa faccio? Compro un paniere di azioni e quindi compro un ETF. Quindi compro uno strumento, primo che non può fallire, come dicevo prima, soprattutto molto diversificato al suo interno. Quindi in questo caso l'ETF secondo me è un'ottima soluzione, che si presta sia a ingresso frazionato che a piano d'accumulo, ma si presta anche a fare strategie trend follow e strategie direzionali sul sottostante. Si possono fare veramente tante cose da un punto di vista operativo, uno strumento d'utile. Ne vediamo due, ve ne presento due che secondo me possono essere interessanti. Il primo lo vedete in sfondo in questo momento, un ETF della Lyxor, investe, replica di fatto un paniere composto da azioni europee che sono attive ovviamente nel settore del petrolio e del gas. È un prodotto ad accumulo dei proventi, è un prodotto che compra azioni europee, quindi non subisce l'incidenza negativa del cambio e lo potete utilizzare in varie modalità, come dicevo, ingresso frazionato, in piano d'accumulo, attraverso strategie trend follow, insomma, lo potete strategie rotazionali, volendo, basate sulla forza relativa, eccetera. Questo è un primo esempio, quindi focalizzato sul discorso azioni petrolifere europee. Se uno invece vuole avere uno strumento simile a quello che abbiamo appena descritto, ma con un'apertura più globale, più mondiale, ecco che c'è quest'altro ETF che investe fondamentalmente nello stesso sottostante, cioè nel settore petrolio e gas, ma di azioni di aziende di tutti i paesi sviluppati in giro per il mondo, quindi ha una maggiore collegialità dal punto di vista a livello geografico, non è solo Europa, che abbiamo detto essere più in difficoltà rispetto all'America dal punto di vista della recessione. L'America sicuramente ci mette la mano sul fuoco, uscirà dalla recessione meglio e prima di noi in questo caso europei, sto dicendo di noi italiani sicuramente, e quindi questo ETF probabilmente è ancora più diversificato a livello globale e ancora più tutelante rispetto a quello di prima. Anche questo è un ETF a accumulo dei proventi, quindi non distribuisce cedole come nel caso precedente, ma li va a reinvestire i proventi nelle quote dell'ETF. Attenzione a un dato: mentre l'ETF di prima investiva in titoli europei e quindi non aveva rischio cambio, qui invece la variabile cambio è attiva, quindi il prezzo che voi vedete è in euro, ma in realtà quel prezzo è determinato dall'agire contemporaneo di due forze: andamento del sottostante, cioè i titoli azionari nel paniere, e il cambio valutario, quindi attenzione che in questo caso siamo di fronte a un ETF a cambio aperto, anche qui lo possiamo gestire in tanti modi. L'ultimo tema della serata che vorrei condividere con voi è il discorso dei megatrend. L'argomento megatrend è un argomento molto interessante dal mio punto di vista. Allora, intanto, che cosa sono i megatrend? Sono quei settori che sono destinati a rivoluzionare la nostra vita. Ad esempio, internet negli anni 2000 era un evento, era un megatrend fondamentalmente, no? Era quell'evento che arrivava e rivoluzionava la vita delle persone. Oggi quali possono essere i megatrend più interessanti? Beh, sicuramente quello della robotica e dell'automazione, c'è il tema legato alla cyber security, quindi alla sicurezza informatica, c'è il tema dell'intelligenza artificiale, c'è il tema dell'information technology, c'è il tema dei videogame e di tutti quegli sport che vengono svolti a livello virtuale, no? Quindi tramite console o cose di questo tipo. Io non sono pratico perché i videogame non sono propriamente il mio mondo, non li ho mai amati, però c'è un business dietro incredibile. Parlavo con un mio amico qualche settimana fa, che invece lui è appassionato e maniaco di videogames, a tutte le novità, partecipa anche a delle sfide, delle cose, mi ha raccontato così. E c'è un mondo dietro economico pazzesco. Mi sono un attimo documentato negli ultimi mesi, nell'ultimo periodo, e veramente è incredibile. E quindi questi sono tutti temi particolarmente interessanti. E visto che il mercato è in una fase in cui conviene seminare,
Ecco che andare a seminare attraverso dei pack, dei piani d'accumulo o soluzioni di questo tipo su questi asset è assolutamente una soluzione interessante. E che sia una soluzione interessante non lo dico io per simpatia, ma lo dico basandomi sull'analisi dei dati. Quello che vedete in sfondo in questo momento, anzi vi faccio vedere prima questo, poi vi faccio vedere quel grafico di prima, quindi vediamo prima questo e poi l'altro. In questo grafico che cosa troviamo? Troviamo l'andamento degli ETF qui descritti, vedete sono questi 5, a cui ne ho aggiunto uno. Quindi vedete se noi guardiamo le linee abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 linee, come erano 5, come fanno a essere 6? Ce n'è una in più. Quella in più è questa verde, è la ciofeca del gruppo. Che cos'è? Guardate, vedete linea verde? È l'indice FTSE MIB italiano. Quindi cosa ho fatto? Ho preso l'andamento da inizio anno di quei 5 ETF che vi ho illustrato e sono andato a confrontarne le performance con l'indice italiano, cioè dire ok, se l'investitore avesse comprato il mercato italiano oppure avesse comprato i megatrend, cosa sarebbe successo nell'arco del 2020? Beh, se avessi comprato il mercato italiano, oggi avresti perso, vedete, un 30%. Un attimo che sono senza occhiali, mi avvicino al monitor, spero che voi da casa lo vediate meglio. Se vedete l'indice italiano, la linea verde ha perso un 30%. Al contrario, invece, che cosa è successo? È successo che gli altri fondamentalmente sono più o meno a pareggio, c'è chi ha perso l'1, chi ha perso il 4, addirittura chi ha guadagnato, parliamo degli sport, il 16%, no? Quindi il dato saliente è innanzitutto che hanno tutti sovraperformato il nostro mercato. Ad esempio, quello che ha fatto peggio di questi 5 ha fatto un meno 13, che comunque è meno della metà del meno 30 del nostro indice, quindi ha fatto molto meglio. E in un caso addirittura uno ha aumentato, ha fatto addirittura più 16, no? Quindi stanno sovraperformando in questo periodo. Ma in realtà se noi allarghiamo lo sguardo, e questo era il grafico che abbiamo visto prima, questa sovraperformance non è fissa solo nel 2020, cioè non è che c'è solo quest'anno, ma è qualcosa di più strutturato. Vedete qui, al di là di alcuni di ETF, vedete questo qua, linea viola e questo linea celeste, tutti gli altri, vedete, esistono dal 2016 ad oggi. Quindi possiamo fare un confronto tra quello che ha fatto il FTSE dal 2016 ad oggi, no? Questi sono proprio dati di oggi pomeriggio. Allora, negli ultimi 3-4 anni, fondamentalmente, mal contati, il nostro indice che cosa ha fatto? Ha fatto meno 2, cioè ha perso soldi. No, ha fatto, scusate, più 2, più 2. Pari e patta potremmo quasi definirla, non è che un investitore, provate ad immaginarvi, un investitore che ha comprato un asset a rischio come l'azionario, dopo 5 anni si trova più 2, non è particolarmente felice della cosa, no? Quindi ha fatto pari e patta, più 2, ma vabbè. Cosa hanno fatto gli altri nello stesso arco di tempo? Beh, guardate, un più 25, un più 33, un più 49, un più 70, un più 100, più 99. Insomma, morale della favola, vedete che sono un asset che sta sistematicamente surclassando il nostro mercato. Sono un asset che investe prevalentemente in azioni americane, quindi sicuramente nell'effetto che voi vedete influisce anche il discorso del dollaro, ma di fatto il concetto è: sono un asset che ha sovraperformato, primo, sono un asset che rappresenta settori che hanno ampi margini di crescita nel corso dei prossimi anni. In alcuni casi, vedete, anche nel 2020, anche in questo annus horribilis, hanno avuto performance assolutamente interessanti. La composizione di questi panieri è principalmente americana, e quindi qui torniamo anche al discorso iniziale. Attenzione, in Europa la crisi sarà pesante, in Italia anche peggio. Limitare la scelta di portafoglio al mercato italiano è, dal mio punto di vista, poco saggio. Molto meglio andare su quelli che saranno i mercati che presto o tardi, non saprei indicare, si risolleveranno. Chi è che si risolleverà prima e meglio degli altri, se non l'America, dove la banca centrale è interventista
è tempestiva e soprattutto sta mettendo un sacco di denaro reale nelle tasche dei cittadini e nell'economia. Ecco, quindi anche questo, vedete, è un altro pregio che hanno questi prodotti. Ok, per questa sera è tutto. Questa era la prima parte, in realtà la seconda parte la tratteremo il 6 maggio, dalle 10 alle 11 saremo di nuovo insieme, chi può ovviamente in diretta, chi non può può trovare la registrazione il giorno successivo sul sito YFinance e andremo a trattare gli argomenti che dicevo non abbiamo trattato questa sera, quindi l'argomento certificati, l'argomento azioni interessanti e come gestire una posizione in sofferenza all'interno del portafoglio. Io vi auguro una buona serata, vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento quindi al 5 e soprattutto al 6 maggio per il mio intervento per il gran finale di quest'anno di Investibene 2020 e vi porto i saluti, oltre che i miei, anche dal resto del Carlino e di Tradalink. Grazie a tutti per l'attenzione e buona serata. Ovviamente non l'ho detto, lo davo per scontato, sotto a ogni slide trovate il mio indirizzo email e quindi se avete dubbi, domande e chiarimenti mi potete assolutamente scrivere. Stessa cosa se desiderate avere le slide della presentazione, mi scrivete, mi mandate una mail, ve le mando molto volentieri. E se volete contattarmi sono presente anche sui social, quindi su Facebook c'è il gruppo chiuso o su YouTube c'è il mio canale a cui vi consiglio di iscrivervi. In realtà sono anche su Instagram piuttosto che Twitter, ma li utilizzo meno. Grazie a tutti per l'attenzione e buona serata.